Ring, buonasera, ben ritrovati in diretta come ogni giovedì e venerdì alle 21. Lo avevamo anticipato, annunciato e proclamato anche nei telegiornali in questi giorni. Sarebbe tornato a trovarci il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Buonasera, ben trovato. Che è presente, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. E mi trascurate anche, sì, anche lei. Come date, date molto spazio al PD, pazienza. Guardi che Deborah Serracchiani dice la stessa cosa. Vabbè, ma Deborah Serracchiani è un'amica, insomma, dice la stessa cosa. A proposito, secondo lei cosa fa? Si ricandida Deborah Serracchiani? Non è un problema mio. Non è un problema suo, no. Però preferirebbe come sfidante per il centrodestra. Non ho preferenze, a me è molto simpatica, abbiamo lavorato molto bene insieme sul Porto Vecchio in questi sei mesi e difatti la prossima settimana chiuderemo probabilmente a Roma la convenzione, però ripeto, mi è anche simpatica, però dopo i giochi politici sono un'altra cosa. Senta, perché vuole dire addio alla Sala Trifkovic? Ho visto un po' le reazioni. Ma io non... Allora, tanto per spiegare, voi non dovete leggere quello che scrive il Piccolo, perché Dorigo, io non parlo col Piccolo, per cui quello che è scritto sul Piccolo vuol dire che non l'ho rilasciato io. La Sala Trifkovic è di proprietà del Teatro Verdi, proprietà. Io mi sono ritrovato con un problema che mi ha chiamato il sovrintendente Stefano Pace. Qual era il problema? È vecchia dal 92, perché la Sala Trifkovic era una stazione delle Corriere, nasce per sopperire alla ristrutturazione del Teatro Verdi e dopo è rimasta lì. Allora, gli impianti sono obsoleti, c'è l'amianto, c'è un buco sul tetto, piove dentro, non ci sono i servizi, hanno tolto i container, io l'ho chiusa. 46 manifestazioni all'anno poi si facevano, 46 su 365. Oggi che c'è stato il CDA del Verdi costa 100.000 euro all'anno solo a riscaldarla, eccetera. Per cui abbiamo deciso, per non prendersi un avviso di garanzia, per tutelare chi lavora all'interno. Io, quando c'era quella bellissima attrice la scorsa settimana, Monica Bellucci, io non mi sono presentato perché mi vergognavo. Il sindaco di Trieste si vergognava. Se tu vai nel retro del teatro, è una cosa incredibile. L'abbiamo chiuso perché è pericoloso. Da questo, per arrivare all'abbattimento, bisogna innanzitutto che il teatro la ritorni in proprietà al comune e dopo il comune deve fare tutto l'iter. Per cui non si parla di abbattimento, si parla di chiusura. Ho parlato anche con l'assessore Torrenti, ho parlato con gli utili altri sindaci che metteranno a disposizione il teatro sloveno, il Bobbio, il Rossetti, eccetera. Questo allora, voi fate una cosa così perché vi piace andare a cercare le cose. No, beh, un cambiamento per la città. La sicurezza è la prima cosa, ma non solo per gli spettatori, ma anche per chi lavora all'interno. Quindi, intanto mi incuriosisce, non ha proprio incontrato Monica Bellucci? Eh no, mi vergognavo. Cioè, in generale, e cosa, vado a incontrarla? Siete... Ma voi non avete idea cosa c'è dietro al teatro? Sono scelte, l'avrei incontrato volentieri in Salotto Azzurro, al Teatro Verdi, a Rossetti, ma non sicuramente. Cioè, lei dice che questo è anche un modo per risparmiare e tutelare Dico che è un modo per tutelare chi lavora all'interno della Trifkovic. Servono 2 milioni per mettere a posto. Siccome non ci sono, tanto per spiegare a chi ci ascolta, 1,6 milioni all'anno i soldi dei cittadini lo diamo al Verdi, 600.000 lo diamo a Rossetti più altri piccoli interventi negli altri teatri. Non ci sono più queste risorse, attenzione, per cui abbiamo un teatro lirico che è un fiore all'occhiello della città e lo teniamo come fiore all'occhiello. Abbiamo un teatro, il Rossetti, un teatro di prosa importante, abbiamo gli altri teatri perché poi abbiamo il Miela, abbiamo il Bobbio, abbiamo lo Sloveno e questo dobbiamo fare. Demolizione e risistemazione, dice qualcuno, costa uguale. Ma quello che dicono gli altri a me non interessa, io sono il sindaco e ho fatto quello che dovevo per tutelare la salute di chi lavora dentro e degli eventuali spettatori. Da questo ho detto, prima di arrivare a un eventuale discorso di demolizione servono anni, perché servono vari passaggi, cioè con il ritorno anche di proprietà del comune, per cui figurati. Quelli che dicono costo uguale sono cose che io leggo quello che dicono su Facebook, quello che dice, è come dire che l'acqua non bagna, insomma. Però qualcuno deve decidere, poi intende. Allora, intanto non l'ho ricordato, quindi... Io. Sì, certo, immagino. 340-700-6567 per i vostri sms, come sempre, Twitter e Facebook per commentare. Poi, come abbiamo annunciato,
dopo il sindaco di piazza avremo come sempre il dibattito in studio, insomma commento anche un po' di quello che ci dirà e ci sta dicendo, e nell'ultima parte ci raggiungerà quindi con Itzhok Furlanich, Paolo Menis, Adele Pino e Michele Babuder, e poi nell'ultima parte ci sarà Matteo Salvini, che è arrivato questa sera a Trieste. Giorgia Meloni arriva alle 23. Senta, a Trieste, non in studio, insomma, mi dica. Domani giorno del ricordo, che dirà? Beh, domani è una giornata molto importante, dirò delle cose piuttosto pesanti, perché sono stanco di sentire e di leggere sulla stampa questa polemica al Senato, al Parlamento, questo negazionismo assoluto. C'è stato un dramma qui nella nostra città, quando al 1° maggio del 1945, quando finiva la guerra in Europa, qua arrivavano le truppe di Tito. Nel 1943 sono successe cose, dopo l'armistizio, delle cose altrettanto gravi. Io ho conosciuto queste persone, per cui domani dirò delle cose importanti, dicendo che il Paese dovrebbe vergognarsi di questo oblio, perché il Paese, ricordatevi, lo Stato italiano ha pagato con le terre degli istriani, cioè con la come se avesse pagato con casa tua, i debiti di guerra nei confronti della Jugoslavia. E dopo lo Stato italiano è stato capace di fare anche l'accordo di Osimo, che è stato un tradimento folle nei confronti della città. Ti ricordo che se non fosse nata la lista per Trieste con i vari Gambassini, Gruber, Benco, Cecovini, avremmo sul Carso la zona industriale del Carso a cavallo, invece che vedere quel Carso bellissimo. Tito aveva chiuso con rumori, in quella volta mi sembra, l'accordo di Osimo, che prevedeva la zona industriale del Carso, oltre ad aver perso tutte le terre. Allora sto dicendo, a questo punto domani, sull'attenti, a 70 anni dal trattato di pace, chiediamo scusa a questa gente, questo dirò. Senta, qualche mese fa, forse l'ultima volta che ci siamo visti qui a Ringa, aveva detto mi piacerebbe fare Galleria Foraggi in questa maniera. Guarda. Poi ho visto che l'ha annunciato, insomma, il metodo Ringa, diciamo. Sì, il metodo Ringa. Cioè, no, quindi a metà? Guarda, dei 31 milioni, scusa che mi permetto. Ma stasera ha portato la lista. No, ho portato la lista perché i cittadini devono sapere, se mi alzo la mattina presto, non mi alzo mica per queste stupidaggini, mi alzo per cose importanti. 31 milioni più altri 5-9 sono 37 milioni di opere. La prima è riqualificazione funzionale Galleria Montebello, 10,9 milioni. Allora ho deciso, insieme con i tecnici, i miei non vogliono firmare ma firmeranno, che chiuderemo mezza galleria, la vedete questa mezza galleria, e avremo verso Piazza Foraggi sempre una corsia, e dall'altra parte, tagliata a metà la galleria, si lavorerà. Dopo, finita la metà galleria, così primo non la chiuderemo per un anno e mezzo, che sarebbe stato demenziale per la città, ci consentirà di far fluire il traffico e daremo meno fastidio ai cittadini. In più risparmieremo una barca di soldi, perché Trieste Trasporti mi avrebbe chiesto quasi 300.000 euro per fare tutti i trasbordi con gli autobus, perché il giro sarebbe stato enorme. Diverso, per cui una cosa molto intelligente. Poi abbiamo 7,8 milioni. Aspetti sindaco, quindi questo, e che tempi ha poi questo progetto? Adesso questo va nel piano delle opere di quest'anno. Sì. Adesso facciamo il progetto, faremo la gara. E naturalmente, tanto per spiegare ai cittadini, ho fatto anche una variazione, diventerà coperta, perché adesso era intonacata nel progetto attuale, come quella di San Vito, tanto per capirci. Sarà coperta come la Galleria San Vito, che annuncio anche ai nostri ascoltatori, la laveremo adesso appena arriva il bel tempo, la laveremo, perché è veramente schifosamente sporca quella di San Vito. La Piazza Foraggi sarà la coppia di San Vito. Tempi, sempre un anno e mezzo. Allora, calcola che adesso noi la mettiamo nel piano delle opere, innanzitutto, che è la cosa più importante. Secondo, progetto, gara, certo. Poi bisogna aspettare i 90 giorni, sai, tutte le cose. Credo che l'inizio del 18 potrebbero partire i lavori. Durata, quello che intendo io, cioè dall'inizio del lavoro, cos'è? La durata, vedi, era un anno e mezzo chiusa. Quanto durerà fatta a metà? Ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, andiamo certo. con una corsia si va. Con una corsia si va sempre verso Piazza Foraggi, naturalmente non si viene alla sera. Quindi solo un senso. Sì, solo un senso. Okay. Alla sera chi rientra prenderà via Svevo, prenderà via Baiamonti e andrà verso Muggia, o verso Valmaura, o verso Dolina, San Donigo della Valle. Certo. Questa è una cosa molto interessante, perché gli uffici non volevano fare questo. Cosa vuol dire che gli uffici non volevano? Cioè, perché c'è un dirigente che non vuole firmare? Loro non vogliono firmare per un problema di sicurezza. Allora io ho chiamato la Collini, quella che mi aveva fatto la grande opera.
opera La Grande Viabilità, 250 milioni di euro senza riserve, ho chiesto a Sergio Colini, ai suoi tecnici, ha detto si può fare, allora a questo punto la facciamo. Naturalmente vedremo, prenderò un ingegnere esterno che farà il progetto perché i miei non vogliono firmare. Questa è una cosa che mi infastidisce un po', però d'altra parte in questo paese abbiamo fatto talmente tante regole ormai, regole, leggi, leggi e regole, leggi e regole, tutte che poi si lasciano interpretare, che ormai i dirigenti hanno paura, capisci? Hanno paura dell'avviso di garanzia, anche se io gli dico guardate che sono 20 anni che faccio il sindaco e sono sempre uscito indenne da qualsiasi cosa, però oggi i dirigenti hanno paura perché c'è una cosa incredibile di controlli, di controcontrolli, di cose che sembra che tutto il mondo precipiti, e questo naturalmente blocca lo sviluppo perché non riusciamo a far partire i cantieri sì. Vuol dire lavoro e ci mangiamo la coda, capisci? E il paese si mangia la coda. Prima c'era il patto di stabilità, dopo c'era il patto di stupidità, poi abbiamo aggiunto il patto di incapacità, perché poi la politica ha approfittato in maniera incredibile del patto di stabilità, e così abbiamo visto bloccare il paese. Non è per una tensione, diciamo, con i dirigenti, è per una paura. No, il dirigente dice io non me la sento di firmare, e chi se ne frega, farò firmare un dirigente esterno. Io credo che nei confronti della popolazione questa sia la cosa giusta. Siccome fino a prova contraria il sindaco sono io, si fa così. Questo implica un esborso maggiore? No, no, assolutamente. Ma poi oggi, vedi, questo non capiscono. 10 milioni e 9, togli l'IVA, saranno 10, 9, 8. Ma oggi con la fame di lavoro che c'è avremo un ribasso d'asta che sarà incredibile. Probabilmente la gente per prendersi un appalto da 10 questo milioni, di genere, hai capito, farà il 20%, avremo 2 milioni che ballano, cioè nel senso che la gente all'asta per vincere una gara oggi faranno carte false, le aziende che non c'è lavoro, capisci? Senta, del regolamento di polizia, poi veniamo a questo elenco che sono tutte le opere, insomma, che ha previsto per i prossimi mesi. Del regolamento di polizia mi è sembrato di capire che c'è poca intenzione di cambiare. No, io ho detto al vice sindaco, ho detto io farei una cosa di questo genere, farei pari pari quello che ha fatto Udine. A Udine lo ha firmato ONS, quel PD. Noi mettiamo la stessa regola contro il palo delle elemosine, eccetera, mettiamo pari pari, cosa fa il PD? Non lo vota? Certo. Interessante, un gioco interessante questo. Invece cosa, la verità qual è? Le biciclette, per spiegare ai cittadini, noi non possiamo, mettiamo che troviamo una bicicletta senza sella, senza manubrio, abbandonata lì, i vigili non possono andare a togliere la catena perché poi il proprietario dice no, era a posto la bicicletta, allora faremo delle regole. Non abbiamo dal 1926 non abbiamo un regolamento di polizia urbana in città, ma dal 1926 al 2017 è cambiato il mondo. Allora l'approccio è, ho detto, fate tutte le commissioni possibili, perché vorrei trovare quasi una condivisione anche con le opposizioni, sono inutili. Però per trovare una condivisione inevitabilmente dovreste cedere qualcosa. No, mi dice ho detto io metterei lo stesso regolamento di Udine. A Udine governa un centro-sinistra, mettiamo la stessa cosa, troviamo un incontro, votiamo tutti e vissero felici e contenti. Allora, che un'altra cosa che governa il PD a Udine, certo, per adesso volevo sì, dire. Sì, ecco, immaginavo che aggiungesse il lato politico. Sulla Ferriera è successo un po' di tutto. Ferriera, sì, è quello stabilimento. Ma quello che succederà lunedì, te lo anticipo, sarà molto interessante. Cioè? Ma sai, abbiamo tirato le reti, abbiamo lavorato molto in questi mesi, sai che li abbiamo incastrati sai che sull'accordo di programma c'era la copertura del parco minerali, loro sì. Non hanno presentato il progetto, attenzione per spiegare ai cittadini. Loro hanno firmato è come se io avessi preso in affitto questa cosa e mi fossi impegnato a fare l'impianto di riscaldamento. Certo. Non lo faccio, a questo punto il contratto non è più valido. Li abbiamo incastrati lì, li abbiamo incastrati sull'urine, cioè quello che è venuto fuori dall'analisi dell'urine è una cosa incredibile, perché guarda che è veramente molto grave nei confronti dei cittadini di Servola e di chi lavora all'interno, perché quella variazione delle cellule, non l'ho detto il sindaco, lo ha detto il medico Patussi e i suoi medici, hanno detto che c'è una variazione delle cellule. Sai cosa vuol dire? Apri la porta a malattie molto gravi, e attenzione. Adesso lunedì abbiamo preparato delle cose molto interessanti, che naturalmente però non te le anticipo tutte, perché è con Barbieri che voglio fare che sia lui che spiega
quello che succede. Cosa fate, una conferenza stampa? Faremo una conferenza stampa dove lui ha fatto in questi mesi tutta un'analisi dei dati e viene fuori, tanto per fare una sintesi, perché mi sei simpatico te la dico, cioè non si può andare a misurare dove non c'è l'inquinamento, no? Perché allora gioco del trululù, mettiamo le centraline dove non c'è l'inquinamento e dove c'è l'inquinamento diciamo che è tutto a posto. Della centralina che misura dove c'è l'inquinamento i dati non sono validi. Beh, lunedì mi scateno. Quindi lunedì avremo... Cioè lunedì ti dicono a quella che sfora, ah ma quelli non sono validi. Eh no, perché lunedì, attenzione, perché stiamo giocando con la salute dei cittadini, ma non lo dico io, lo dicono le analisi dell'urina una volta per tutte. Con quella centralina che avete messo? No, voi? No. La centralina stiamo lavorando, abbiamo i preventivi, tu sai che il comune non può prendere perché per legge devo sottostare all'ARPA. Sì, si va a prendere l'associazione, esatto, diciamo, mettere in giardino di qualcuno. Faccio prendere, non in giardino, le farò mettere attaccate alle altre e poi confronteremo i dati. E dopo ho paura che questa volta la cosa si fa seria. Tra l'altro... Ma non per me, per loro. Nel dibattito insomma emerso in regione in questi giorni sui giardini inquinati pare che alcuni politici friulani abbiano detto è successo questo a Trieste, non avevano ALBA, diciamo, molta informazione. Sì. Ora dice facciamo i controlli anche da noi a questo punto. Diciamo. Noi con un pezzo di Marco Stabile oggi abbiamo detto che forse si è aperto il vaso di Pandora, cioè se fanno gli stessi controlli e analisi anche a Udine. Sì, diciamo questo, che chi ha fatto, quando io sono andato a Roma, a Roma dalla Torresa d'Aprile ha detto ma chi è quel cretino che ha fatto queste cose, adesso non voglio offendere nessuno, però allora Milano e allora Brescia cosa dovremmo dire? Uno, adesso abbiamo risolto il problema, sai, in qualche giardino ci sarà portata la terra, in altre saranno piantate delle piante che puliranno il tutto, però obiettivamente insomma lì abbiamo fatto una cosa che non andava fatta, però manderemo adesso al Ministero la soluzione che abbiamo trovato con la regione, credo che il ministero la approverà e dopo andremo avanti. Senta, sì, adesso volevo spiegare ai cittadini, è chiaro che se andiamo ad analizzare i fanghi davanti a Piazza Unità troviamo di tutto meno che il plutonio, ma non è quella la situazione del mare di Trieste, tanto per dirti, certo che davanti a Piazza Unità probabilmente per 100 anni che abbiamo sversato di tutto di più ci saranno anche i fanghi inquinati. Allora, ma so Barcola, che... a Barcola puoi fare il bagno tranquillo. Questo volevo dire. Certo. No? Allora, so che non le piace parlare di queste cose perché lei amministra, si occupa di altro, lo dice sempre. No, volevo spiegarti che mi piacerebbe tanto, per spiegare ai cittadini, che mi alzo la mattina presto, vado a dormire la sera tardi, parlare di cose. E qua ci sono 40 milioni di opere che partono adesso per la città. Non mi interessa che mi chiedi come sta Tuia. No, non glielo chiedo. Ah, meno male. Anche perché l'ultima volta ha detto che non lo conosce. Quindi ho detto che non lo conosco. TV, vista in TV. Bellissimo come battuta. Allora, vi siete presentati negli ultimi giorni? Siamo presentati perché uno mi ha detto che era il mio matrimonio. Dorigo ha scritto, ma era anche il suo matrimonio. Fermo. Allora non l'ho visto, probabilmente. A ballare era quello che pogava meglio. Insomma, comunque, al di là di questo, poi. Il dibattito che c'è stato nelle ultime settimane, so che a lei non piace, dicevo prima, però. Si è vissuta questa tensione dopo il caso Tuia, che non voglio discutere di quello, tra Lega e lista di piazza nei confronti Forza Italia e Lega. Forza Italia in funzione e lista di cosa? Piazza, in funzione di in cosa? In quei giorni in cui appunto c'era il dibattito su la sala matrimoni. Scusate un attimo, la sala matrimoni, se far giurisprudenza quando abbiamo vinto al TAR sulle vaccinazioni obbligatorie, a quel punto a livello italiano la decisione del TAR fa giurisprudenza, se il TAR di Brescia decide che la sala matrimoni va data anche alle coppie eccetera eccetera, fa giurisprudenza anche quella. Se dopo uno non vuole capire non è un problema mio. Lui dice per quello con la legge in mano, diciamo, con la questa legge, sentenza allora, io ho cambiato. Un sindaco deve applicare la legge. Se ha fatto giurisprudenza per spiegare ai cittadini quella sulle vaccinazioni, altrettanto ha fatto giurisprudenza quella di Brescia che diceva eccetera. E dopo alla fine sono arrivati questi signori, avremo due matrimoni
ho due unioni di fatto, non so, chiamatela come volete, perché non è il mio problema questo. La città ha bisogno di lavoro, c'è un sociale drammatico, c'è la gente che non mi arriva la seconda settimana del mese. A me, te lo posso dire, a me di quelli dell'Unione Civili non me ne frega un cavolo, per usare la verdura. Ecco, no, perché l'ultima volta in diretta insieme, insomma, diciamo, cioè, si è utilizzato un termine per cui... Cavolo. No, non era quello. Cavolicchio. No, era un altro. Era riferimento un altro. A quella persona che l'aveva fermato, si ricorda... Quello là, il negro. No, non lo ripeta. Il nero, l'uomo di colore. Come si dice? Perché sono arrabbiati in tantissimi, si ricorda. La sinistra si è arrabbiata sul bavero. Sì, però l'altro giorno che abbiamo preso uno che ha tentato una rapina, che il giorno dopo era già libero, questo va bene invece. A me questo non va bene. A me questo non va bene, e lo dico in maniera chiara. A me uno che tenta una rapina, che mi ferisce la ragazza e che il giorno dopo è lasciato libero e che va a farsi vedere sulla coda del tipo dell'edicola, a me non va bene. Cosa si può fare? Niente, io non posso fare, io mi occupo della città e la sicurezza è delegata a qualcun altro. Certo che mi dà fastidio vivere in un paese dove è arrivato questo buonismo che mi dà veramente fastidio. Io davanti ai delinquenti non sono assolutamente buono. Senta, quindi che opere ha preparato per i prossimi anni? No. Che progetti ha? Cosa c'hai questo foglio? Ti faccio velocemente, sì. Riqualificazione di Piazza Foraggi, compresorio di Roiano, 7.845.000, partono i lavori adesso il primo di marzo. Primo di marzo. Rotatoria di Catinara, 4 milioni, sai quella rotatoria, sì. che è infelice. Riqualificazione di Piazza Libertà, questa stiamo parlando dal primo mandato per due alberi, 3.417.000, impianto sportivo a San Giovanni, 2.346.000, sai dove c'era il vecchio deposito a San Giovanni, una cosa fantastica. Riqualificazione 30 ottobre, 900.000, purtroppo c'è un ricorso al TAR, abbiamo già fatto la gara, dovevano partire i lavori. Naturalmente c'è anche riqualificazione limitrofe Piazza della Borsa, che abbiamo alcuni, manutenzione straordinaria edifici Via Franca, campo di calcio di Campanelle, messa in sicurezza dei padiglioni Gregoretti, asfaltature per 200.000 e poi tutta una serie infinita. Casa Francol 1.435.000, rifacciamenti in campo in erba, sai che sono scaduti, sì, tutti, certo. 540. Quindi San Luigi. Campo San Luigi? Sì, San Luigi, certo. Forlanini, e rifacimento muri di sostegno e altre cose, per un totale di 31 milioni più 5 milioni e 9. Questo mi interessa, cittadini, del resto non me ne frega niente, cioè no, non potete venire a dirmi, sai, c'è la spazzatura, cioè, certo, ognuno deve chiudere le sue cose, ma noi dobbiamo andare avanti, anche perché se partono queste cose c'è lavoro per i giovani, lavoro per le aziende che producono ricchezza, se c'è ricchezza stiamo bene, invece tutto fermo, ripeto, patto di incapacità, patto di stabilità. Senta, sindaco, in questi giorni abbiamo discusso tantissimo. Sì. No, sì, anche perché al di là di chi non ha presentato quei 350 che non hanno presentato. Sì, sono 350 in effetti su 12.000. Ho capito, però gli altri hanno visto, in tanti si sono lamentati, qualcuno chiaramente ha visto delle diminuzioni e tanti degli aumenti. Degli aumenti, sì. Su questo rischia di ricadere poi su di voi? Ma su questo ho parlato con la Santoro, Grilli sta parlando con la Santoro. Il problema è questo. Su a Melara, no? C'è un abitante che abita e che paga 500 euro al mese in funzione del suo ISEE. Attaccato nella porta accanto c'è un extracomunitario che non ha l'ISEE, che dichiara che non ha lavoro, invece lavora in nero, che paga 2,50, stesso appartamento. Cioè, dobbiamo risolvere questi problemi, perché la gente è arrabbiata, perché se tutti pagassero i 500 li va bene. La signora dice, a me non va bene che lo stesso appartamento, uguale, stessa metratura, sullo stesso pianerottolo, uno paga 2,50 e uno 500 in funzione dell'ISEE, perché l'altro lavora in nero, è extracomunitario, eccetera. Queste cose le dobbiamo chiarire una volta per tutte, perché sono arrivati i furbetti. Sono arrivati i furbetti e allora noi dobbiamo difendere i nostri cittadini da questi furbetti che non presentano documenti, che non presentano l'ISEE, che lavorano in nero, perché sappiamo benissimo che molti artigiani extracomunitari lavorano in nero, per extracomunitari intendo dire anche banalmente dell'Europa, non è che parlo di afghani, eccetera. Queste cose vanno chiarite, perché è un'ingiustizia nei confronti dei cittadini. Senta, Porto Vecchio, quindi... Oh, Porto Vecchio, bellissimo. Siamo alla fine,
La Serracchiani ha fatto un ottimo lavoro a Roma col ministro Franceschini. Credo che la prossima settimana chiudiamo la convenzione e da quel momento si parte. 50 milioni di euro, faremo immediatamente la strada, faremo i progetti importanti, sapete, il 23, 24, 25, il 26 con i magazzini. Per cui parte qualcosa di straordinario e poi, diciamolo una volta per tutto, dal 1° di gennaio i cittadini di Trieste sono proprietari di 650.000 metri quadrati. Abbiamo avuto l'altro giorno della gente da New York che rappresentava un fondo importante, c'è un interesse incredibile, sapete, per i maxi yacht, c'è anche l'interesse della Fincantieri, questa volta va, e va perché stiamo tutti remando verso lo stesso obiettivo. Le hanno presentato il conto, cioè caro di piazza, il 1° gennaio su, guardi cosa costa ogni mese il porto vecchio. Sì, un attimo, adesso la CEGA si è messo la raccolta a gratis, insomma, all'interno dei 32 milioni che diamo alla CEGAS abbiamo anche i 10 contenitori da 2.400 litri. Adesso il problema sarà la sicurezza, ma intanto in capo all'autorità portuale, dopo discuteremo anche con l'autorità portuale su come tenere sotto tiro tutta quella zona che è importante, quello è quello che mi toglie un po' il sonno di notte, ma per adesso è ancora in carico a Zeno D'Agostino e a Somarino. Ancora in carico loro. Flash, Miramare contento, hanno nominato finalmente il direttore, è una donna che si occuperà medievalista. Miramare la prima cosa da fare, dicevo a Caburlotto, è togliere i cinghiali e i caprioli che sono dentro. Fin quando avremo quegli animali dentro è inutile piantare tulipani, perché la mattina li pianti e la sera sono mangiati. Allora sto dicendo, bisogna chiudere, perché ormai siamo invasi da questi animali. L'altro giorno ero in una scuola, in via commerciale, erano lì, 4 da 50 kg, io so anche dare il peso perché nella mia vita ne ho ammazzati a centinaia. Dico, abbiamo chiuso la scuola, li hanno sparato i forestali, abbiamo eliminato 3, manca uno. Ormai dobbiamo convivere con questi animali e questa è la realtà, e lì ci sono bambini, sono 3 scuole su via commerciale presente di fronte al Draghico. Non è pericoloso perché gli animali scappano, non bisogna mai chiuderle, però se riesci a chiudere da qualche parte si spaventano, ma come tutti gli animali si spaventano chiusi. L'importante è non dargli da mangiare, non date da mangiare a questi benedetti cinghiali. Senta, lasciateli, signor, che così si allontanano verso i boschi. L'ultima cosa che le chiedo, secondo me c'è stato poco movimento su quel che riguarda l'assalto alle generali, definiamolo così, insomma, o il rischio di perdere le generali. Abbiamo discusso per mesi e mesi, anche se non doveva sempre restare sotto silenzio il rischio che si trasferisse a Milano la sede, via dicendo. Allora, non sempre. Ma in questo momento sta succedendo qualcos'altro, che è chiaro che è lontano dal nostro territorio, paradossalmente, e dai nostri poteri, mettiamola così. Allora, però se la politica non si muove in tempo. No, allora, non confondete, cari signori, quello che succede sui giornali o su Tele4 e con le telefonate che intercorrono fra le persone che governano la città. La Serracchiani, la Presidente della Regione, ha tutto l'interesse, perché se vanno via le generali, 350 milioni di euro all'anno di tasse, non si chiude più il bilancio della Regione. Per cui faremo di tutto, naturalmente, come abbiamo fatto a suo tempo, abbassando magari le tasse in maniera che ci sia la volontà di rimanere. Dopo è chiaro che bisogna avere il coraggio di dirlo: se hanno investito tutti quei soldi in City Life a Milano, è chiaro che qualcosa si sposterà. Io spero di no, però la verità è che abbiamo agito in queste settimane, non sempre si agisce dicendo sulla stampa quello che si fa, ci sono anche rapporti che intercorrono, che sono rapporti personali, che sono altrettanto importanti, perché a Milano siamo a Milano, però a Trieste la qualità della vita è superiore, i costi sono inferiori, perché siamo sinceri, adesso abbiamo anche i collegamenti aerei, non solo con Malpensa, ma anche ci siamo battuti in quella volta quando ero presidente dell'aeroporto per avere lo slot con Milano Linate, per cui i treni, sentite ogni giorno gli annunci che a breve succederà qualcosa di importante, ma ripeto, la qualità della vita è quello che deve pensare. Il problema è il rischio scalata, insomma, nei confronti di generali. La scalata, quello è un altro ulteriore problema, però non entriamo in quel viaggio sopra le teste di molti. C'era un'ultimissima cosa che le volevo dire, tornando. Ti dico io una cosa bella,
inaugureremo il Grezar dopo 10 anni, pensate, è cominciato con me nel 2006, dopo ci sono stati fallimenti, è morto il titolare, ricorsi contro ricorsi, avremo i campionati nazionali di atletica leggera a giugno, ma quello che è bello, la prossima settimana verrà la commissione della UEFA perché potremo avere 4 partite dell'Under 21 di Coppa UEFA a Trieste. Ah. E secondo me, calcolando che tu l'hai sempre a Padovano, Vicentino, quello che sei, Padovano. Abbiamo contro Treviso e Vicenza, ma voi avete uno stadio là per... cose, non uno stadio mica come il Grezza, come Rocco. E allora credo che vinceremo, per cui per la città è importante, perché arrivano decine di migliaia di persone, alberghi pieni, economia, visibilità per la città. Queste sono le cose su cui mi piace dire ai cittadini che stiamo lavorando, non quelle cose che spesso e volentieri dite voi, non solo voi, ma anche quel giornalaccio, come si chiama, il piccolo. Volevo chiudere su questo. Lo sai che possiamo andare avanti ore, non abbiamo problemi, però insomma... Potremmo andare una volta, facciamo un ring finale 3 di notte. Il Teleton, diciamo, il Teleton. Quello che volevo chiedere però come ultimo, io so che non le piace discutere ancora di questo, però il senatore Russo settimana scorsa, qui dopo l'assemblea del Partito Democratico, ha detto che secondo lui Deborah Serracchiani non si ricandida. Ma scusate un attimo, ma al sindaco di Trieste, che me freghi a me? Perché sarà protagonista della futura campagna elettorale lei, inevitabilmente. Chi? Il centrodestra, immagino. A suo tempo ha fatto vincere Tondo. Quindi dovrà essere protagonista Riccardi o Federica, che Tondo batte Illy a Trieste. A Trieste che si decide. Nel 2006. Farò di tutto quando avremo il candidato, che io so già chi è. E chi quanto hai in banca? Allora siamo rovinati. Intendo dire che io farò la campagna elettorale per il centrodestra come abbiamo sempre fatto, e dopo quello che farà Serracchiani, ripeto, non è un problema mio. Allora, per par condicio lei dovrebbe dire Riccardi, perché dopo verrà Salvini a dire io non dico nulla. La politica deciderà. Ci sarà un candidato del centrodestra, un candidato del Movimento 5 Stelle, certo, e un candidato del centrosinistra. Grazie Roberto Di Piazza, buon lavoro. Grazie a voi, buona grazie serata. Per averci seguito, ci vediamo tra qualche istante con il dibattito in studio e poi ricordatemi Matteo Salvini fra un'ora. Mio figlio è stato minacciato di morte. Mio figlio ha chiamato il 113 e ha atteso 1 ora e 45 minuti prima che qualcuno si presentasse. Queste le parole di Franco Stefani, padre del proprietario del tabacchino e della rivendita di giornali dell'autostazione di Trieste. Ci ha voluto raccontare come suo figlio e lui vivono la quotidianità all'interno della struttura, vivere o meglio sopravvivere. Ogni giorno devono scontrarsi con la triste realtà che li circonda, che man mano negli anni è peggiorata sempre più. Padre e figlio hanno comprato l'attività nel 1994, 2 anni dopo l'inaugurazione dell'autostazione. In principio lavoravano serenamente, ma col passare degli anni hanno visto coi loro occhi il declino che ha portato all'imbarazzante scenario di oggi. Pisciate, defecazioni, uso termini un po' meno volgari, troviamo di tutto. Cioè lei quando esce di qua, se trova XY, non dico che sia questo barbone straniero, via discorrendo, deve sputare, sputa sulle gambe. Cioè non è uno che deve tossire, non ha l'uso di mettersi la mano davanti alla bocca. Deve urinare, va tra le porte, o se non c'è nessuno va davanti alla porta nostra, alla porta di biglietteria, e fa i suoi bisogni. Non ce la fa più mio figlio, vuole chiudere e io non posso che concordare. Dopo essere stato minacciato di morte non più tardi di 2 settimane fa e fare da guardiano, non sa cos'altro aspettarsi, ci racconta il signor Franco. Il peggior posto della città di Trieste, frequentato da qualsiasi genere di, come ho già detto tante volte, chiamiamoli pomposamente malavitosi, delinquenti, tossici, e chi più ne ha metta, questa è la triste realtà. Quando queste persone sono abituate a bivaccare a terra d'estate e d'inverno e a lasciare tutto quello che consumano a terra, e lei può immaginare il risultato, insomma. Ciò comporta oltretutto anche il fatto che poi durante la notte, quando c'è meno utenza, quando non c'è nessuno, questi rimasugli di cibo attirano logicamente
i ratti, i topi, le pantigane, visto che siamo su delle quadre Trieste, sì, e via dicendo. Puoi guardare in giro, ci sono anche le trappole per i ratti, insomma. E più di una volta ce li siamo trovati al di fuori della nostra attività. Però questa è la realtà. Bene, allora torniamo in diretta. Buonasera, ben ritrovati a tutti. Buonasera anche agli ospiti. Chiedo scusa subito a Claudio Giacomelli, però ho citato Giorgia Meloni. Ci ho detto che stasera c'è anche Claudio Giacomelli. Allora, buonasera, ben trovato Michele Mabude. Buonasera. Forza Italia, Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia. Buonasera. Eccolo qui. Paolo Menis del Movimento 5 Stelle. E il segretario del Partito Democratico a Trieste, Adele Pino. Buonasera, ben trovata. Stiamo aspettando anche Istok Furlanic, speriamo abbia studiato, perché doveva vedere da casa, visto da casa, sì? Poco. Poco? Come poco? Perché? Vabbè, comunque, buonasera, adesso stiamo microfonando anche Istok Furlanic. Allora, giro commento, Menis, cosa l'ha colpita di quel che abbiamo detto con Di Piazza? Cosa ha sentito? Ma mi ha colpito la questione sicurezza citata da Di Piazza, però in modo diverso, parlando di Trifkovic da una parte e qualche giorno fa anche per quanto riguarda la galleria di Piazza Foraggi. Ecco, mi ha colpito negativamente preoccuparsi della sicurezza dei cittadini in modo diverso. Giustamente quando ha trattato della Trifkovic, ha detto che l'ha chiusa, perché se ci sono problemi di sicurezza è chiaro che bisogna non far accedere nessuno, mettere in sicurezza la struttura e poi fare delle scelte. Adesso vedremo quali saranno fatte e come saranno fatte. E comportamento diverso però invece per quanto riguarda la galleria di Piazza Foraggi, che ricordo è un tema, un problema che si è presentato già nella seconda consigliatura di Roberto Di Piazza, e che, se non ho capito male, qualche giorno fa, credo con delle dichiarazioni che comunque sono virgolettate, se non ricordo male, dal Piccolo, aveva detto: parliamoci chiaramente, i lavori della galleria di Piazza Foraggi non sono stati fatti né da lui, né da Di Piazza, né da Cosolini per non perdere voti nelle campagne elettorali. Anche lì c'è un problema di sicurezza, e quindi vuol dire che la sicurezza dei cittadini di Trieste è stata messa in secondo piano per quel tema, per quel problema, perché c'era una campagna elettorale. Ecco, questo non mi è assolutamente piaciuto come ragionamento delle due tematiche. La sicurezza deve essere messa al primo punto sempre. Quindi cambio, diciamo, la dice l'impostazione, mi incuriosisce tantissimo, perché vedo Adele Pino con un bel... Che ha detto Di Piazza? Tutto, brevemente, solo il nome. Posso spirciare, quindi che cosa si è segnata? Uno? Beh, studio la Trifkovic, studio di Ernst & Young. Quindi su Porto Vecchio. E poi non mi è piaciuto soprattutto sul tema delle foibe, che secondo me invece a Trieste dirà domani qualcosa di forte. Siccome a Trieste c'è stato un impegno politico molto forte da parte di diversi partiti, compreso il mio, per il riconoscimento appunto di tutto quello che su queste terre è successo, compreso appunto... Cioè dare la colpa a voi invece, come non no, no, ci no, fosse non è un problema di dare la colpa a noi, e io credo che su queste tematiche dobbiamo avere un atteggiamento più equilibrato, ecco, non credo che sia utile alla cittadinanza andare a rispolverare odi, vecchie storie, cioè ormai c'è un riconoscimento ufficiale anche da parte del governo, no? Sono state fatte iniziative importanti che hanno visto un ruolo di, insomma, anche di personaggi del Partito Democratico. Ufficiale la presenza del governo alla fine, quindi domani. Sì, sì, domani c'è, poi voglio dire anche la Regione fa tutta una serie di iniziative anche importanti domani. E il sottosegretario, adesso non ricordo il nome, c'è... Poco sottosegretario, vedete poco? Beh, insomma... No. Beh, sì. Cosa? Beh, sì. Beh, allora, innanzitutto io faccio un passo indietro, perché sulla questione delle foibe c'è stata una precisa domanda del dottor Avarino, e il sindaco Di Piazza ha risposto come ha ritenuto, poi ci tornerò. Volevo dire che comunque l'audizione di Di Piazza è stata molto puntata anche sulle cose che si fanno,
meno sulle cose che si sono fatte, perché si è fatto molto anche in questi 8 mesi, poi avremo occasione di parlarne se ne avrò l'occasione, dei lavori pubblici già fatti, tra l'altro da un assessore di Fratelli d'Italia in questi 8 mesi, quindi era molto puntato su delle cose molto concrete, che poi insomma è un po' il marchio di fabbrica, credo, di Di Piazza, ma di tutto il centrodestra triestino. Per ciò che riguarda la questione Foibe, insomma, ha tirato fuori io domani ci sarò, peraltro, proprio sì, per dare, no, il segnale. Ecco, questo va benissimo, però che in questo momento, diciamocelo, sia stato mandato un sottosegretario, che il presidente Mattarella se ne vada all'estero, che il capo del governo abbia qualche cos'altro da fare, che oggi la Camera, non so che cosa poi ha detto oggi, abbia tenuto una conferenza stampa un personaggio come Alessandra Kersevan, che è alla Camera dei Deputati. Volevo ricordare, per dire SEL, non Partito Democratico, SEL, alcune belle dichiarazioni che sono state fatte da questa dottoressa o signora, non lo so, nel corso degli scorsi anni. Direi che nella miniera di Basovizza non ci furono infoibamenti. Commemorare i morti nelle foibe significa sostanzialmente commemorare rastrellatori fascisti e collaborazionisti del nazismo. Per gli altri morti, quelli vittime di rese dei conti o vendette personali, c'è il 2 novembre, la data dei defunti. E ancora, criminali comuni. Si tratta di una casistica varia, funzionale alla criminalizzazione della resistenza jugoslava. Ecco, questa persona qua non parla dai residui degli anni 70. Ecco, questa persona qua, che in passato ha fatto queste dichiarazioni, oggi ha parlato alla Camera dei Deputati, così come in tutta una serie di città ci sono una serie di conferenze di negazionisti o riduzionisti in tutta Italia. Io credo che in questo momento un segnale un po' più alto di un sottosegretario da parte del governo e delle istituzioni italiane ci voleva. Ma comunque tengo a precisare una cosa, lo ha chiesto a Varino e adesso lo ha tirato fuori lei. Cioè, perché a volte si tende a dire parliamo del futuro, ecco, no, il centrodestra parla del futuro. Che cosa ho apprezzato o non apprezzato, però già che lo diciamo, di quello che ha detto il sindaco di Piazza, questa persona, alcune cose sì, lui è sempre questo piglio molto decisionista e quindi questo ovviamente... Su cosa quindi? Beh, insomma... Sul piano delle grandi opere, che qualcuno adesso scrive via sms, non c'è niente. Sì, sulla questione delle grandi opere, poi... insomma, sul fatto che abbia fatto, ecco, sul Porto Vecchio, almeno sulla parte di avvio del Porto Vecchio, lavoro fatto insieme alla che riconosce del lavoro che si fa di squadra, questo mi pare una cosa importante, perché comunque tra istituzioni anche di colore diverso, quando c'è l'interesse per la crescita, per lo sviluppo del paese, della città, è corretto lavorare assieme. Ecco, credo che questo sia una cosa estremamente importante. Forse questo, diciamo, è stato molto spesso un limite per Trieste, c'è sempre stata una forte contrapposizione anche tra forze politiche, per cui secondo me questo è un elemento che io registro di positività. Allora, Furlanic, e poi le chiedo una cosa sulla galleria di Piazza Foraggi, che mi incuriosisce, insomma, questo progetto annunciato qualche tempo fa e adesso diventa concreto, in teoria almeno. Mi ricollego subito a questo, cioè, io apprezzo questo, sempre apprezzato questo piglio decisionista del sindaco, poi spesso magari a queste dichiarazioni magari non sono sempre seguiti i fatti. Per esempio, io vorrei veramente vedere come faranno a fare i lavori nella galleria Foraggi senza chiuderla al traffico completamente. A parte che, se non altro, sicuramente ci sarà un dilungamento nei tempi dei lavori da fare. Però evidentemente quanto dice il sindaco è vero, lo stesso piano del traffico di Cosolini si è fermato, proprio uno dei motivi sono stati i lavori in galleria Foraggi, perché semplicemente non si voleva fare quell'opera, perché blocchi non so quante o modifichi la corsa di non so quante linee bus, sicuramente è un'arteria tra le più importanti per l'accesso alla nostra città, pertanto capisco sia lui che prima il sindaco Cosolini, quando si è deciso
deciso di non di procrastinare all'infinito quell'opera, perché ovviamente creerà non pochi disagi alla cittadinanza. Pertanto sono curioso di vedere. Secondo me, dal punto di vista della sicurezza, è difficilmente fattibile. E se devo dirla tutta, e qua sono pienamente d'accordo con Menis, la sicurezza prima di tutto. Pertanto, se c'è la necessità di chiudere quella galleria, che la si chiuda e si proceda a fare quest'opera. Ovviamente ci saranno un anno di disagi per la cittadinanza, però onestamente lì si rischia concretamente, soprattutto in mezzi a due ruote, ogni passaggio diventa sempre più rischioso, pertanto non si può più procrastinare quell'opera. Poi vedremo se sarà realizzabile, così come l'ha detta e pensa di farle il sindaco. Sulla Trivković io devo dire che non avrei nulla in contrario all'eventuale demolizione, se intanto bisogna vedere se la soprintendenza dà l'ok, perché al momento è tutelata quell'opera. Poi anche ricordiamocelo che quella struttura è passata al Verdi quella volta, perché c'era un problema di bilancio del Teatro Verdi, e dunque si doveva di fatto regalare al Verdi quella struttura, proprio per in qualche modo evitare che il buco di bilancio fosse ancora maggiore. Detto questo, ripeto, per demolirla io non ho nulla in contrario, perché non mi piace esteticamente, non ho problemi a dirlo, però bisogna anche dire che quella struttura è diventata la casa di numerosi festival, di attività culturali. Pertanto, se si decide di demolirla, prima si deve garantire uno spazio alternativo alle associazioni che sopravvivono e sopravvivono grazie a quella struttura. Pertanto anche su questo, dopo le dichiarazioni di Piazza, vorrei vedere anche i fatti. Poi sulle foibe, sul 10 febbraio, sapete benissimo come la penso. Io credo che questa festa è stata sempre più usata per fini politici, strumentali. Commemorazione. Questa giornata, questa giornata è stata usata, strumentalizzata da alcune forze che la decontestualizzano da tutto quello che sono stati i fatti storici che si sono verificati in queste terre. Pertanto qualche dubbio sul reale sentimento di alcuni quando celebrano, si ricordano, si io non vorrei risvegliare antiche contrapposizioni. Devo sempre parlare di cose che riguardano il passato. Anch'io preferirei parlare di futuro di questa città, di opere da fare, di lavoro da dare ai nostri concittadini. Poi so che molti vivono di queste cose, però onestamente mi dispiace dover sempre parlare di cose passate. Io ritengo che ognuno ha una propria memoria, ognuno evidentemente guarda la storia in un modo diverso, variegato. Pertanto è un sentimento personale. Senta, come pure, si guarda queste cose. Andrebbe alla foiba di Basovizza, ma non sono andato in 5 anni da Presidente del Consiglio, proprio perché vedevo come una data strumentalizzata da alcune forze con la presenza. E secondo lei è ancora così? È impensabile che ci vada, giusto? È assolutamente così. In qualche altra data ci è andato? Ci sono andato. Sì.
Sì, sì, ci sono andato. Sono andato anche con la commissione comunale che si occupava ai tempi di lavori pubblici per quanto riguarda l'ampliamento, la ristrutturazione di quella zona. Poi ovviamente, ripeto, io su molte cose ovviamente sono d'accordo con quanto affermato dalla storica Kersevan. Scusi, non d'accordo con non la cosiddetta negazionista. No, non è negazionista, miniera, semplicemente. Nella miniera di Basovizza non ci furono infoibamenti. In quella specifica foiba, no, secondo me. Cioè, nella foiba di Basovizza non ci sono infoibamenti. Secondo me, no. Poi in altri. Oh, mamma mia. Ma non ci sono prove storiche che per quanto riguarda, ovviamente parlo di, che poi non si taccia anche me di negazionismo, ma qua non nega nessuno gli infoibamenti del secondo dopoguerra. Poi cambiano le cose quando si parla di numeri, un'altra cosa che evidentemente è emersa in questi anni con dei numeri che cambiano da anno in anno, però non nego assolutamente quanto avvenuto. Ovviamente, secondo me, e secondo le ricerche storiche varie che sono state fatte, non riguarda Basovizza, riguarda altre cambiamo argomento. Non volevo aprire questo capitolo perché io ritorno sull'audizione del sindaco, perché forse meglio. Sì, comunale, no, chiamiamola intervista, almeno vi prego, perché sennò chiedo venia su un'intervista. Non voglio assolutamente toccare altri temi, perché purtroppo sono stati mal affrontati in precedenza, anche per quanto mi riguarda, dall'allora presidente Furlanich. Non mi sento in grado di condividere nulla di quello che ha detto, assolutamente nulla, rispetto alla sua sensibilità, e spero che venga rispettata anche il resto. Per quanto riguarda l'intervista, francamente mi pare difficile poter strumentalizzare quanto detto dal sindaco, mi pare difficile contestare la sua azione, mi pare difficile dopo 7 mesi far vedere l'impegno che è stato portato avanti dagli assessori e da un consiglio tutto congiuntamente. Ha risvegliato anche con la sua veemenza, ma anche con il suo entusiasmo, delle coscienze anche sulla sala Trifkovic, che nei 5 anni precedenti invece sono rimaste silenti, perché io con stupore ascolto i suggerimenti e i consigli di chi fino all'altro ieri comandava e di chi amministrava, aveva il dovere di garantire la sicurezza, aveva la possibilità di intervenire, invece ha fatto finta di non vedere. È stato fatto così per quanto riguarda i mercati cittadini, è stato fatto così per quanto riguardava le manutenzioni delle strade, è stato fatto così anche in questo frangente per quanto riguardava la sala Trifkovic. Quindi adesso sentir dire che il sindaco butta giù, fa e strumentalizza, insomma non ha idee, non ha progetti per il futuro, sentirlo dire da chi fino adesso quelle situazioni invece le ha tollerate mi pare alquanto basilare e strumentale. È evidente che ci sono delle situazioni che abbiamo ereditato, è evidente che adesso si sta redigendo il nuovo piano triennale delle opere, nel quale verranno inserite le innumerevoli necessità che sono state rappresentate ai consiglieri, agli assessori, a quelle tutte quelle iniziative, che siano in ambito dei lavori pubblici, che siano nell'ambito scolastico, che siano anche soprattutto nell'ambito culturale, e che sono state anche recentemente riesposte anche dall'assessore Rossi competente, è evidente che entreranno nel cardellone sia del piano delle opere sia nel bilancio, e quindi è assolutamente comprensibile che adesso si sia lavorato per quanto possibile con le risorse già messe a disposizione, che da adesso in poi, da quando verrà approvato il bilancio, si possa finalmente fare ulteriormente anche di più, perché ricordiamoci che fino adesso non è che non si è fatto niente, mi pare evidente agli occhi della cittadinanza che ci sono stati determinati approcci molto differenti anche nell'interloquire con i cittadini e con le richieste. Grazie a Dio gli assessori sono tutti tecnologicamente preparati, i consiglieri pure, quindi riescono a dare anche un riscontro immediato a quelle che sono le necessità quotidiane. E iniziamo ora anche quella che è la fase della progettazione della città. Per alcuni versi sarà condivisa, per altri versi invece si deve assolutamente portare avanti quelle che sono le nostre progettualità. Allora, intanto vi ricordo che fra 40 minuti c'è Matteo Salvini qui in studio con noi, appena arrivato a Trieste, quindi gli chiederemo alcune cose anche
che riguardano le future candidature ovviamente qua in regione, sarà molto interessante. Volevo aggiungere qualcosa, aspetti. Esatto, allora fra pochi istanti c'è la pubblicità, rivedremo un ex assessore che è Elena Marchigiani, che ieri ha scritto un lungo post su Facebook e da lì insomma è nata anche questa nostra intervista oggi, perché ha la sua idea appunto su che fare della Sala Tripkovic. E poi mi interessa capire di Galleria Piazza Foraggi cosa pensa. Flash davvero? Cosa voleva dire? No, non è un flash, è il lungo elenco anche delle cose che sono state fatte in questi 8 mesi. Dopo la pubblicità, tra poco. Abbatterla o riconvertirla? Quale sarà la sorte della Sala Tripkovic? Una questione che da pochi giorni è al centro di un dibattito che fa spaccare la maggioranza. Da una parte i picconatori seguaci del sindaco di piazza, mentre dall'altra i rinnovatori. Quella della nuova Tripkovic è un progetto che fa riemergere un'idea di 8 anni fa. Secondo il comune, l'edificio avrebbe gravi problemi strutturali che richiederebbero interventi di messa a norma pari a 2 milioni di euro, spesa troppo onerosa per giustificare un'attività teatrale sporadica. Pensare di demolire una sala che al momento ha due funzioni importanti. Una è di accrescere il patrimonio del Teatro Verdi, e quindi vuol dire che aveva bisogno, quando noi l'abbiamo, aveva bisogno di incrementare il suo patrimonio. E quindi va capito cosa significa togliere quel patrimonio, ma credo che l'altra questione sia anche come oggi viene utilizzata i festival del cinema, i festival che lì hanno trovato sede attraverso l'accordo che era stato fatto col Teatro Verdi, non hanno altre sedi alternative. I problemi di amianto, uscite di sicurezza, impianto elettrico, riscaldamento non funziona. Il Verdi non se ne assume la responsabilità ovviamente, così per evitare avvisi di garanzia ho disposto la chiusura, spiega il sindaco Roberto Di Piazza. Non c'è niente a norma, ho già chiamato tutti i sindaci dell'UTI per me mettere in rete i teatri, che già sono tanti, e si può sopperire a quella sala. Buttarlo giù per farci un parco permetterebbe di migliorare ancora le rive e sarebbe un bellissimo biglietto da visita della città nel punto proprio d'ingresso. Sulla questione abbiamo sentito i cittadini. Dispiace, ecco, dispiace. Sì. Perché Rossetti c'è, Verdi c'è, ma quello era nicchia per intenditori. Secondo me è un peccato, perché comunque è un simbolo della città. Sono un po' in disaccordo perché è una sala che comunque ha una buona acustica e perciò è una buona alternativa per vedere anche spettacoli un po' diversi, magari dal Teatro Verdi. Ma cioè, io da quello che so ha sempre avuto una buona acustica. Molto male, perché ci sarà un grosso disagio per tutti gli utenti teatrali. Mi dispiace, perché è un servizio per utile alla città. E poi c'era il tema sicurezza che abbiamo usato all'inizio di questa seconda parte, insomma, che era molto interessante perché avete visto e sentito nei telegiornali questa sera Ring, insomma, abbiamo raccolto lo sfogo di quelle di Colante, insomma, lì vicino alla stazione dei bus, insomma, due temi che restano, tematica affrontata anche da Roberto Di Piazza questa sera, che non vuole sapere, dice lui, di persone che già chiaramente riconosciute come rapinatori poi tornano a passeggiare davanti al luogo in cui hanno compiuto quel delitto, definiamolo così. Allora, intanto, questa è l'opinione, abbiamo sentito di Elena Marchigiani e alcuni cittadini su questo progetto pensato così, anche se abbiamo visto sentire dal sindaco stesso che ha difficoltà ad applicarlo perché il dirigente non vuole firmare, e secondo me è comunque una notizia anche questa. Galleria Piazza Foraggi, quindi divisa a metà, un lavoro prima da una parte e poi dall'altra, comunque si viaggia, allora, in un senso. Il problema della piazza, della galleria della Piazza Foraggi, è un problema antico, perché credo che già dal precedente mandato, sì, del però sindaco vi piace di piazza, questa soluzione? E io ritengo che il problema sia non se piace o non piace, ma se è sicura o non è sicura, perché se già all'epoca la giunta precedente di piazza l'ha rinviata. Prima ha trovato le risorse. No, doveva già essere fatta, sì, quella volta. Prima ha trovato le risorse, poi ci sono stati 5 anni di Cosolini che l'ha rinviata. I soldi c'erano già. Anche interviste fatte da Di Piazza all'epoca, che dichiarava che prima della fine del mandato doveva fare questo lavoro della galleria della Piazza Foraggi. Quindi io ho memoria di questo. Quindi se finora ci sono state due giunte che non hanno portato avanti il lavoro per i problemi che
che comporta il chiuderla sulla viabilità, sul problema dei trasporti, eccetera. Mi sembra così molto semplicistico il fatto di dire: trovo un ingegnere esterno all'amministrazione che certifica prima di tutto, cioè non è che lui può prendere, credo non possa prendere un consulente esterno, chiamarlo a certificare, o lo assume come dirigente, penso. Si fa fare una progettazione. Una progettazione oppure esterna. Oppure si fa fare una progettazione esterna, non lo so, sì. Ecco. Però dico con dei. Comporta un esborso del denaro maggiore? Cioè, sì, senz'altro. Ma quindi cosa facciamo? No, allora, intanto bisogna inserirlo. Ma quindi cosa volete fare? Consulenza esterna. Piace, fatto, che è quello che chiedevo per fare. Vi piace, però è difficile. Quindi se prima l'hanno rinviato, noi dobbiamo continuare a rinviarlo, oppure potrebbe andare bene anche una soluzione esterna? Non stiamo dicendo potrebbe andare bene anche un'altra soluzione esterna. Che ci sia un problema di sicurezza, non è un problema, il problema, cioè quello non che mi lascia perplessa, che vi siano dei tecnici interni che dicono che c'è un problema di sicurezza, evidentemente non l'hanno detto una volta sola, se ci sono passate due amministrazioni, quindi vuol dire che sono due amministrazioni, hanno dichiarato che c'era un problema di sicurezza. Quindi perché, dice la parte che resta aperta, mentre si lavora nell'altra arcata, la parte che resta aperta comunque resta pericolosa. Insomma, questo è il dato. Ma scusate, noi stiamo discutendo di un parere tecnico. Ora, francamente, con il massimo rispetto per i tecnici del comune, che sanno obiettivamente il fatto loro, esistono obiettivamente dei tecnici in giro per l'Italia, degli ingegneri in giro per l'Italia con delle soluzioni all'avanguardia. Sull'indirizzo politico, che è qualcosa da fare, mi sembra francamente che siamo tutti d'accordo. Nessuno farà nulla di pericoloso. In questo momento l'intenzione, il centrodestra annuncia, noi questa cosa la facciamo. Se non ci riusciremo, criticateci. Ma francamente mi sembra che siamo tutti d'accordo che il lavoro vada fatto. Io volevo dire ancora una cosa, perché questo è centrale, perché il sindaco guarda sempre al futuro e cioè bene, ma credo che i telespettatori debbano sapere anche, con un bilancio non nostro, con un piano delle opere non nostro, cosa è accaduto negli ultimi 8 mesi. Mercato ittico, 27 solai scolastici, finalmente chiuderemo il Costa Lunga, in un mese e mezzo il solaio della Don Marzari, pista ciclabile messa in sicurezza, Grezza, la rotonda di Via Fasa. Ed è centrale una cosa, immagino, però non dimentichiamoci, tutte già finanziate nel assolutamente, bilancio. Assolutamente, ecco. Quindi erano già e non dimentichiamoci, non dimentichiamo, sì, guardi, sulle cose già finanziate, a me, perché mi verrebbe qualcosa da dire, specie sui dirigenti scolastici di questa città, senza fare polemiche, ma i dirigenti scolastici di questa città che, dopo che la giunta si era insediata, da neanche un mese, improvvisamente dicono: guardate, ci sono i solai non a norma, quindi noi non apriamo le scuole a settembre. Con la giunta che riesce a trovare i finanziamenti, riesce a fare i lavori durante l'estate, riesce a far aprire le scuole, andiamo a vedere la perizia di questi solai e scopriamo che la perizia è di marzo. E da marzo a giugno i bambini stavano nelle scuole con questi solai non pericolanti, ma non a norma, e in quel momento questi dirigenti scolastici non avevano nulla da dire. Ancora una cosa che è centrale, faccio solo un flash, sempre sulle parole del sindaco, la questione Atter, anche perché ho visto un messaggio che riguardava il nostro sportello di consulenza gratuito per cittadini italiani in difficoltà. Oggi ci è venuta una signora che ha avuto il canone Ater che è passato da 80 euro a 350 euro. È venuta oggi al nostro sportello, era il mio turno di volontariato di Fratelli d'Italia. Cosa può dire però? Che cosa può dire? No, cosa può dire? Adesso noi stiamo facendo, ovviamente non è l'Ater, è la scelta politica della giunta Serracchiani che ha fatto questa riforma, e volevo dire che domani pomeriggio e sabato mattina Fratelli d'Italia raccoglierà le firme contro questa riforma Ater, avete visto il servizio su Tele4, voglio dire non solo chi abita in una casa Ater, ma credo che tutti i triestini dovrebbero venire a firmare, perché una signora da 80 euro a 350 euro, una signora che sta sui 500 euro di pensione, vedete voi. Allora, su questo, se posso interloquire, io credo, perché poi ho avuto modo anche di confrontarmi anche con le organizzazioni sindacali che rappresentano gli inquilini, anche le organizzazioni sindacali sono d'accordo sul fatto che lo strumento da utilizzare anche per i canoni dell'ATER sia quello dell'ISEE, però credo che tutti siamo consapevoli che sia necessario, oltre allo strumento modello ISEE, anche l'individuazione
di alcuni correttivi allo strumento, perché solo attraverso il modello ISEE è possibile scoprire i furbetti, perché nel momento in cui oltre al reddito le persone sono chiamate anche a dichiarare il patrimonio, è chiaro che qualcuno che era in possesso anche di una seconda casa è venuto fuori. No, è venuto 140.000 euro in banca, insomma, ecco, sono casi, quindi, allora, eclatanti. Sì, dopodiché io vorrei finire. Dopo mi risponde. Se Babudere Dio prendiamo a testa 700 euro al mese, e fino a ieri l'ATER con Babudere avevamo lo stesso canone, solo che io andavo a bermeli tutti quanti e Babudere li metteva via per i figli. Improvvisamente entra di blocco la questione ISEE. Io che me li sono bevuti tutti, continuo ad avere lo stesso affitto di 80 euro. Lui che metteva via 150 euro al mese, magari per mandare, per fare l'istruzione dei figli, improvvisamente, hai un conto in banca. Quindi suo passa a 200 euro, il mio 80. Allora, ma poi questo credo sia uno dei correttivi che possono essere... Credo che questo sia uno dei correttivi che possono essere individuati, che si può stabilire intanto... Io credo che debba essere valutato il reddito di base, cioè partire dal reddito, diciamo, euro che diceva Giacomelli. Ecco, dopodiché è chiaro che bisogna anche ragionare sull'importo che una persona ha in banca. È chiaro che se uno ha un reddito di 700, di 500 euro al mese, è ipotizzabile che possa anche aver risparmiato, ma fino a una certa cifra. È chiaro che se oltre questa cifra, chiaramente io credo che le modifiche che potranno essere fatte dovranno tener conto della casistica, per cui da un lato bisogna attendere che anche coloro che non hanno fatto l'ISEE lo facciano, dall'altro lato mi risulta che alcuni dovranno rifare l'ISEE rispetto al calcolo fatto in precedenza, perché come sappiamo abbiamo diverse persone anziane, qualcuno aveva riconoscimento, anche era stato messo nel calcolo anche il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che adesso invece può, grazie anche alle sentenze che ci sono state, essere tolta. Quindi alcuni sicuramente dal cumulo troveranno una soluzione. Il fatto è che ci sono state delle sentenze, pertanto non è la politica che ha voluto. Vabbè, comunque la politica voleva inserire anche gli assegni di accompagnamento, il giudice ha stabilito anche da questo punto di vista sicuramente più di qualche inquilino già si vedrà corretto, diciamo, il canone. Dopodiché io credo che bisogna trovare il giusto equilibrio tra quello che è il reddito delle persone e il conto in banca. Questa settimana abbiamo ascoltato il direttore dell'ATER. Al direttore dell'ATER abbiamo rappresentato, come Forza Italia, anche presentando una mozione assieme ai colleghi Camber e Polacco, che impegna la Giunta proprio a trovare e a trasmettere dei correttivi che possano essere accolti dalla Regione innanzitutto. E mi consta che tra questi alcuni potevano essere quelle di una dilazione, ipotesi di dilazione dei pagamenti, la messa a disposizione dei cittadini di uno sportello, la possibilità soprattutto per gli artigiani che si trovano anche in difficoltà. Ci sono degli artigiani che hanno una casa, chiaramente vivono in una casa ATER, che hanno fatto con grandi sacrifici, accendendo un mutuo, l'acquisto di beni che in buona sostanza sono strumentali alla loro attività, e che peraltro adesso invece si vedono sommare quello che è la rata già cospicua di un mutuo, peraltro in una condizione adesso economica, finanziaria, di commercio non esattamente florea come 10 anni fa, quando avevano stipulato il mutuo per l'acquisto, e di colpo anche chiaramente delle rate di affitto aumentate. Oltre a questi ci sono chiaramente tutta una gran serie di cittadini e residenti che, come diceva anche Claudio in precedenza, pur stando nel vicinato, magari nello stesso condominio, a piani differenti, si sono visti anche somministrare, recapitare così freddamente delle bollette da pagare nell'immediato e con un aumento enorme. Pertanto io spero, e mi consta che l'ATER abbia anche chiamato alcuni
di questi residenti, di questi artigiani che hanno manifestato il loro disagio, che per il tramite nostro è stato portato anche all'attenzione del direttore. Io spero che questa sia la strada per buona parte dei residenti dell'Ater, che non siano solo singoli casi, ma che l'Ater invece riesca a dare dei correttivi nell'immediato, se non altro per l'assistenza. Lasci, voi veramente... Volevo sentire Melis, aspetti Giacomelli. Dopo le racconto il caso di questa signora, come è passata da 80 a 350. Sì, me ne abbiamo sentiti tanti anche noi in questi giorni, sono abbastanza comune come, sì, sì. Problema. Ovviamente, detto, quello che le volevo chiedere, Melis, prima di tutto, intanto confermo, insomma, dare un incarico esterno nel caso della galleria di Piazza Foraggio, perché nessun dirigente lo firma, cioè è anche un dato politico... Beh, sì, pesante secondo me, no? Allora, sicuramente se l'incarico è dato esternamente, il professionista non lavora gratis, no? È chiaro che costa anche il dirigente che dedica una parte del proprio tempo a realizzare il progetto, ma è ovviamente il suo lavoro, quindi è una situazione un po' paradossale, no? Però cioè, il comune paga, ballano, detto, no, di piazza, cioè magari si risparmia, sì, beh, risparmio, pur di avere lavoro. Però quello è risparmio sulla gara, e quindi è un'altra cosa che si verificherebbe comunque, perché la progettazione è o interna o esterna, ma i lavori ovviamente sono sempre esterni, perché non li fa in proprio il comune. È paradossale questa situazione, no? Per cui un dirigente non si prende la responsabilità di fermare un progetto, e il dirigente pagato dal comune anche per prendersi delle responsabilità. Bisogna capire qua però effettivamente se il dirigente ha ragione a non firmare il progetto perché ci sono dei motivi ostativi, o se invece è un timore un po' eccessivo. Ecco, paradossalmente però se noi esternalizziamo il comune, quindi i cittadini pagheranno di più. Io credo che comunque la riqualificazione della galleria di Piazza Foraggi debba essere fatta prima possibile. Come dicevo prima, la questione del piano del traffico che si diceva per quanto riguarda a fine consigliatura Cosolini, e il fatto che non è stata fatta neanche a fine della precedente consigliatura di piazza sono scuse, come non sono state fatte a quel momento perché non si voleva perdere i voti, cioè chi amministrava la città in quel momento aveva paura di perdere i voti, perché bloccare il traffico in quella zona là vuol dire tagliare la città in due e rivedere completamente i flussi di traffico. Questo bisogna dirlo. Bisogna fare quel lavoro e spiegarlo ai cittadini per tempo, non all'ultimo momento. E qua mi aggancio alla questione Ater. Io posso essere abbastanza d'accordo che parametrare gli affitti canoni Ater all'ISEE è sicuramente un criterio migliore rispetto a quello puramente reddituale, però non puoi pretendere che le persone stiano buone, quelle che vivono negli alloggi Ater, se a dicembre 2016 pagano 100 euro e a gennaio 2017 si vedono recapitare un bollettino postale triplicato o quadruplicato. È chiaro che se non c'è una mancanza di informazione, di condivisione di questo, la cosa non può passare sotto silenzio. È giusto che chi abita in quelle case protesti. Io l'ho detto chiaramente a Ius qualche giorno fa, il direttore dell'Ater. Se, come diceva prima Giacomelli, l'esempio dei 700 euro, ma se ci sono due famiglie che pagano lo stesso canone e ad una fai una riduzione del 50%, ovviamente quella famiglia sarà felice, ma quella che si vede aumentata del 50% diventa un problema sociale che dovrà risolvere il Comune di Trieste con le aree delle politiche sociali, e quindi andrà a bussare alla porta dell'assessore Grilli. E quindi diventa un problema per la comunità anche. Quindi non si può ragionare meramente in termini di statistica, bisogna fare le cose con maggiore intelligenza. E vedevo anche un messaggio, ed era giusto, quello sulla raccolta delle dichiarazioni ISEE. L'Ater ha cominciato a raccogliere dichiarazioni, se non sbaglio, lì c'era scritto 2015, Just ha detto del 2014, per applicare un canone nel 2017. È chiaro che tanti probabilmente non avranno aggiornato le dichiarazioni ISEE. Soprattutto potrebbero aver perso appunto il lavoro magari in questo periodo. No? Esatto. Da questo si è generato. Mi ha stupito anche molto che l'assessore Santoro abbia dichiarato che non ha nessuna intenzione di rivedere la legge regionale. Questo è allucinante. Cioè, una legge
viene fatta, viene applicata, viene monitorata la sua applicazione e poi deve essere cambiata se non funziona. Ecco, questa chiusura non la capisco. Io credo che insomma anche l'ATER stessa debba sfruttare più i momenti in cui può comunicare, spesso li invitiamo insomma perché sono tante cose fondamentali, avevamo annunciato di interventi, di nuovi alloggi, centinaia, sono proprio furbetti, questi giorni. I furbetti non sono solo gli extracomunitari, come ha detto il sindaco. No, appunto. Avete siamo chiari. Sì, beh, sì. Più il di problema, qualche caso in cui è emerso. Ma il problema sono tutti. La proprietà di una seconda casa. Sì. Il problema dei furbetti è che i furbetti restano furbetti con l'ISEE e senza l'ISEE. Basta vedere che quando ci sono le verifiche degli ISEE, la percentuale di ISEE assolutamente taroccati è pari a zero, da 45 euro ora 100. Chi mi rivolgo aiuto? Cioè, l'ISEE zero cosa, perché come fa a passare a 45? Ma io adesso, più che raddoppiato da 45. Questo, guardi, io le volevo raccontare il caso di prima, so che ne avete sentiti tanti, ma è emblematico. Una, l'anziana che è venuta questa sera allo sportello di Fratelli d'Italia ha avuto il marito separato, non divorziato, che è morto a settembre, lasciando in eredità a lei e alla figliastra un appartamento fatiscente, che prontamente sono corse a mettere in vendita e che non sta comprando nessuno. Però hanno questa proprietà e quindi pesa. E quindi pesa. Non hanno i soldi per ristrutturarla, per andarci ad abitare. E contemporaneamente questa proprietà c'è e non la stanno comprando a nessuna cifra. E lei è passata da 80 euro a 350 euro. E dico, sugli ISEE si truffa lo stesso. Allora si ha sempre la sensazione che per andare a colpire chi truffa si fa una regola per cui però chi truffa continua a truffare e le persone invece che stanno facendo le cose regolarmente si ritrovano con questa sorpresa. E anche tutta una serie di cose sull'altra, anche la questione del cambio casa, andrebbe sicuramente il cambio appartamento andrebbe implementata, assolutamente migliorata, perché ci sono delle persone con i figli che continuano ad aspettare da mesi e mesi e mesi di avere un cambio alloggio e in questo momento non ci stanno riuscendo. Quando uno ha dei figli che li porta all'asilo nido, a prescindere, no? L'asilo è lo stesso, gli insegnanti gli stessi, eccetera. Se uno ha un reddito di un certo tipo paga in pieno, se uno ha un reddito ISEE più basso paga di meno. Sì. Quindi voglio dire, il criterio è quello. Dopo è chiaro che anch'io, ascoltando anche le persone, eccetera, sono rimasta meravigliata rispetto a aumenti di canone che ci sono stati indubbiamente eccessivi. Quindi io sono convinta del fatto che bisogna individuare dei correttivi e mi risulta che anche in altre regioni dove è stato usato il modello ISEE dei correttivi sono stati individuati. Per esempio mi dicevano sul modello ISEE l'unico mutuo che uno ha, uno magari in quel momento ha i soldi in banca, ma se in contemporanea il mutuo lo puoi scalare dal modello ISEE soltanto se è per l'acquisto della prima casa. E quindi io credo che anche situazioni del genere di mutui fatti, no, che riscontriamo fatti anche per altre cose, ecco, una signora ieri in trasmissione ha detto, non so cosa c'è scritto, no, perché no, non ho mai visto un Aston Martin a Trieste, quindi insomma non so se c'era una segnalazione, davvero me lo confermo, io non l'ho mai vista l'Aston Martin, no, siccome a Trieste, non, poi noi abbiamo, non riusciamo a vedere oppure, no, perché c'è qualcuno chiaramente si lamenta, zona ipodromo, case ATER, dei parcheggi stretti, ma per parcheggiare BMW, Audi ho e capito, Aston Martin ho capito, non l'ho mai visto, perché no, mi sbaglierò, insomma, certo ci sono delle volevo dire che c'era fatele una signora a chi di dovere se avete questa che segnalazione. Ieri diceva in trasmissione che lei ha fatto un prestito per un problema di denti, di sì, intervento. Sì, per andare dal dentista. Ecco, arrivano i soldini in banca e in quel momento li calcolano l'ISEE. Non lo so, se lei probabilmente ha fatto l'ISEE con quel reddito. In quel allora, Babuder, poi voglio capire cos'altro si è segnato, dell'Epino, dell'intervista o dell'audizione, come dice Babuder, del sindaco di Piazza. Mi piace. Lei che prende in giro me. No, mi piace, rimango davanti al sindaco istituzionale. Va bene, dopo sentiamo, quindi ancora dell'Epino cosa si è segnato, Babuder? Quello che viene anche richiesto, ovviamente in misura residuale da alcuni condomini, è che l'ATER possa finalmente mettere una progettualità propria sui piani di vendita delle case, perché ci sono tanti e tanti inquilini che ormai hanno investito in quelle case da decenni, quindi ne hanno migliorate le funzioni, ne hanno anche contribuito a garantire un aumento dello stesso valore dell'immobile ATER.
il resto delle parti comuni è in realtà abbandonato dall'ente e quindi loro nel piccolo potrebbero o vorrebbero diventare proprietari, ce ne sono molti altri nel loro stesso condominio che avrebbero lo stesso piacere, eppure l'ATER non inserisce questi alloggi nei piani di vendita, considerato che questo nuovo metodo di calcolo istituito a livello regionale non avvantaggia sicuramente neanche queste persone, molti hanno richiesto che si possa mettere mano anche in questo ambito. Comunque prima un messaggio chiedeva dove andare, il direttore ha detto venite pure all'ATER in piazza Foraggi, dopo la galleria l'ATER deve sapere e deve essere messo a conoscenza che ci sono decine se non centinaia di situazioni di difficoltà. A fronte di queste segnalazioni che purtroppo ovviamente incidono anche sui cittadini più deboli, perché alla fine sono i più deboli quelli che devono fare pratiche, far vedere le loro condizioni effettive di difficoltà, e questo è quello che ci fa odiare questo nuovo meccanismo, fatevi sentire, facciamoci sentire per nostro tramite, facciamoci sentire nel consiglio come questo l'abbiamo affrontato più volte, perché lo stesso Ius quando era ospite, sì, Luca, riesci a farmi rivedere quell'SMS, Luca, che citava il fatto che molti stranieri poi omettono nell'ISEE, eccolo qua, grazie, gli stranieri nell'ISEE omettono le proprietà che hanno a casa loro perché nessuno controlla, so, anche questa. Questo vale anche per chi lavora in nero, perché purtroppo è evidente che tutto quello che viene fatto in nero non viene inserito in nessuna parte, non rientra nel patrimonio, mentre la povera signora che ha una pensione magari di reversibilità piuttosto che un piccolo introito, oppure come veniva riferito prima, deve, e non certo per sua, con sua felicità, intestarsi una proprietà che prima apparteneva al coniuge, è evidente che queste sono i più tartassati. Chi fa le cose onestamente il più delle volte paga. C'era scritto, scusate, sono sempre io con ISE zero. Se poteva rivolgersi, all'avvocato Giacomelli. Allora, eccolo qua. Che facciamo? Beh, lo fa gratis, se passa da Telequattro. Allora, gratis, allora io subito. Ovviamente, ma noi abbiamo, non ho problemi a dirlo perché sono dei volontari, dei ragazzi, anche dei professionisti di cui sono molto orgoglioso. In particolare al nostro sportello in via Arismondo 4/A, dove facciamo la consulenza gratuita per italiani in difficoltà, e anche qui qualche giornalista ci ha attaccato perché la facciamo solo per italiani, ma siamo Fratelli d'Italia, ci perdonino quei giornalisti. Abbiamo anche un commercialista, un esperto tributario che controlla le questioni degli ISEE, lo fa sull'appuntamento, e quindi il lunedì allora, sera, su appuntamento, abbiamo un esperto tributario che controlla anche gli ISEE. Allora, adesso ci fermiamo per un altro minuto, addirittura una volta in anticipo la pubblicità, me lo sono ricordato. Poi Adele Pino ci fa, dice che cos'altro. Sì, un lungo elenco, perché tu le cose che non sono piaciute, posso aggiungere, quelle piaciute alla fine. Io le aggiungo, oggi voglio parlare, le aggiungo una cosa, alcuni enti locali hanno studiato e alcuni l'hanno anche adottata, il fatto per ciò che riguarda le case di stranieri, di non lasciarli all'autocertificazione, ma richiedere una certificazione del consolato di appartenenza. Qua Roby ci scrive che ha bisogno di un appartamento più grande perché la figlia dorme in soggiorno, se ne occupa uno sfitto cosa rischio? Beh, insomma, sappiamo, è già capitato più e più volte. Insomma, ma è un problema, è un problema grosso quello dei cambi. Allora, ci fermiamo un minuto e poi ritorniamo da qui. Vi ricordo, visto che Matteo Salvini è arrivato a Trieste, a cena adesso con i simpatizzanti della Lega Nord, in diretta a Facebook anche lui, quindi tra poco arriverà qui nello studio di Ring. Vi aspettiamo. Pandora scoperchia il vaso e ne escono tutti i mali del mondo. Ma che ci azzecca il mito greco elegantemente raffigurato qui da Arthur Rackham con i giardini inquinati di Trieste? In principio apparentemente nulla, ma a partire dalla riunione della quarta commissione del Consiglio di oggi il paragone inizia a starci tutto. La scoperta dell'inquinamento dei giardini, costata la chiusura delle aree verdi di Piazzale Rosmini prima e del Muzio Tommasini poi, rischia di riverberarsi ora in tutto il Friuli Venezia Giulia. Quelle
disposizioni rese necessarie dai campionamenti nel topsoil, risultato inquinato da idrocarburi, scatenarono disagi e proteste e probabilmente pure qualche punto percentuale in meno a Cosolini nella volata a sindaco, anche se il primo cittadino dell'epoca in realtà non avrebbe potuto fare altro in ossequio alla legge. Ora che il tema è approdato pure alle orecchie dei consiglieri regionali non triestini, ovvero quelli delle altre tre province, la spina nel fianco potrebbe moltiplicarsi di fronte a potenziali richieste di accertamento in altri giardini delle province di Udine, Pordenone o Gorizia. In questo momento la Commissione ha preso atto di quanto si sta facendo sul tavolo tecnico e ovviamente ha chiesto se tale procedura dovrà trovare applicazione eventualmente anche in altre parti del territorio regionale. Parole semplici che sottendono a conseguenze complesse, quelle di un assessore che per i suoi trascorsi conosce benissimo le dinamiche regionali. Quanto ai temi specifici dei giardini triestini, ecco il prossimo passaggio su una materia spinosa, proprio perché, come sottolinea l'assessore regionale Vito oggi in commissione, siamo in una fattispecie giuridica che il codice ambientale definisce in modo veramente scarso. Il 14 di febbraio verrà licenziato il piano per il risanamento dei giardini inquinati e immediatamente verrà inviato all'Istituto Superiore di Sanità per la verifica della corrispondenza del piano con le linee guida nazionali. Una volta consegnato il pacco di dati e interrogativi a Roma, si attenderanno risposte concrete. Quanto alla causa, la ferriera torna fra i sospettati per bocca dei consiglieri regionali. Insomma, quindi da Piazzale Rosmini insomma, rischia di allargarsi adesso questo problema, quindi anche le zone del Friuli dove molti consigli regionali non sapevano, non erano a conoscenza e poi potrebbero chiedere di fare queste verifiche. Se lo chiederanno e le amministrazioni locali riteneranno opportuno farle e saranno fatte. Se invece di muoversi con l'intelligence, mi viene da dire, su queste questioni, chi ha amministrato prima si è mosso con i carri armati. Quindi ha desertificato e messo le istituzioni ci in sono un state impasse, delle cose. Scusi, in un impasse pazzesco. Fermo restando che ove si deve intervenire si interverrà e so che c'è la massima attenzione, c'è stata da parte di tutti noi, devo essere sincero, la massima attenzione e la volontà di proporre di andare avanti. Io credo che chi si è mosso prima si è mosso malissimo perché ha obbligato, coinvolgendo l'ARPA innanzitutto, scusatemi ma Dio, ha obbligato coinvolgendo l'ARPA alla chiusura dei giardini, quindi entrando in una situazione paradossale e inserendosi in un contesto legislativo che non produceva e che non ha prodotto, che non è in grado di produrre neanche alcuna certezza, quindi partiamo sulle vie sperimentali. Lo sa bene il consigliere Menis che da parte mia c'era stata la massima disponibilità anche ad accogliere loro proposte di fitorimedio per cercare di intervenire, ci sono state ulteriori proposte in precedenza o meno nell'ambito della commissione per cercare di valutare con l'assessore Lodi, con l'assessore Polli quelle che erano le possibilità di un intervento e con gli uffici. E obiettivamente io a ragion veduta dopo 8 mesi che in maniera più assidua e costante seguo le vicende veramente ritengo che ci si sia mossi malissimo. Se oggi le altre amministrazioni decideranno, come è anche doveroso e giusto che facciano, io spero che si muovano in una maniera diametralmente opposta a quella che ha fatto l'amministrazione precedente. Se posso... Allora, se 0 100 euro, dottor Avarino, ringrazio lei, l'avvocato Giocomelli, grazie, bene. Prego. Su questo devo essere d'accordo con Babudar, c'erano due possibilità. Se si utilizzava lo strumento scelto dalla precedente amministrazione, dovevi già avere in bilancio tutti i fondi disponibili per la bonifica dei parchi che eventualmente si sarebbero dimostrati inquinati. Non avendo ovviamente questi fondi, non vai ad analizzare il terreno del parco, scegli magari un'aiuola vicina che presumo non avrà dati particolarmente discordanti, differenti rispetto al parco.
trovi che l'aiuola è inquinata, chiudere penso un'aiuola a spartitraffico o ha meno conseguenze rispetto a chiudere un giardino. Pertanto quella scelta secondo me è stata sbagliata non per la finalità ma per il sistema con il quale è stata attuata, perché se veniva fuori che il terreno non era inquinato, bene, benissimo così, si proseguiva tranquillamente. Qualora fosse emerso quanto è emerso, ovviamente era scontato che ci saremmo trovati davanti a questa situazione. Ovviamente i cittadini non possono usufruire di quelle poche zone verdi che già ci sono in città, e ovviamente aspetteremo chissà quanti anni, perché non sarà non è un'opera a basso costo, no? Bonificare un parco costa e non poco, e in più ci servirà parecchio tempo per completare l'opera, e dunque devo dire che a grandi linee sono d'accordo. Premesso il fatto che c'è stata una richiesta forte da parte dei comitati di cittadini ben noti, sulla richiesta di intervenire su questi giardini per verificare l'inquinamento e soprattutto per verificare... Lo potevano fare per tramite dell'università, tanto per dirne allora, una, ma nel momento in cui tu chiami un vigile per accertare un'infrazione... Vi fermo, quando su questo vi fermo. Quando io l'ho interrotta mi ha fermata, adesso parlavo io, mi interrompe. Aspetti, non si arrabbia del Pino. Come è arrivato anche Matteo Salvini, volevo chiedere però un'altra cosa. Quello che si era segnato, e poi che cosa se l'ha colpita in quella dichiarazione che ha fatto sulla Ferriera, perché lunedì... con Barbieri renderà noto alcuni dati, almeno quello che abbiamo capito da Roberto Di Piazza. Io sulla Ferriera quanto è costato soltanto il ricorso in cittadini? Una cosa. I soldi deve restituire, lei dice adesso. Che io credo che sulla Ferriera, come sta facendo per il Porto Vecchio, la cosa migliore sarebbe che le istituzioni che sono coinvolte sulla gestione dell'accordo di programma dell'AIA eccetera eccetera si trovino, parlino, ragionino assieme, poi ci sono i tecnici che analizzano i dati e voglio dire il tecnico non risponde al politico per quanto riguarda la questione di carattere ambientale, no? Tant'è che nell'ultimo incontro che è stato fatto dalla conferenza di servizi sono stati fatti dei rilievi che sono stati condivisi. Cioè io credo che invece che lavorare in contrapposizione tra amministrazioni, anche in questo caso della Ferriera, ci deve essere la volontà di lavorare assieme, di lavorare in collaborazione, di intervenire sull'ambiente, nelle cose che non vanno, e continuare su quell'accordo di programma che a mio avviso ha lo scopo, e lo ribadisco, di far conciliare le questioni occupazionali con quelle ambientali, sempre che quelle ambientali siano sostenibili. Questo l'abbiamo detto. Per me lavorare assieme tra istituzioni non significa consentire all'imprenditore di fare qualsiasi cosa. Infatti cerco di spiegare quello che mi sento di esprimere. Credo che in questo caso il sindaco abbia fatto bene a opporre un non adempimento di quell'accordo di programma che citava lei e l'ha citato prima nella sua intervista, quindi collaborazione sì, ma non farsi prendere in giro e far rispettare gli accordi, due accordi di programma che in un passaggio non è stato assolutamente rispettato. Sinceramente non sono d'accordo con Furlanic e Babuder sulla questione giardini. Io capisco che adesso c'è un impasse che ci vorrà un po' di tempo, però secondo me è stato fatto bene a fare quella tipologia di analisi sui giardini. Se i giardini che sono frequentati da mamme e bambini risultano inquinati, purtroppo bisogna tenerli chiusi finché l'inquinamento non sparisce. Quindi esaminare un'aiuola, sì, poteva essere, come dire, avere un senso, però se poi lascio aperto un parco pubblico frequentato da bambini e quel parco sappiamo che è inquinato, devo fare in modo di... Era un modo per intanto mettere da parte... Il vietare l'accesso è giusto se quella zona è inquinata e può essere pericoloso per le persone. Io mi ero segnata Ernest Young, perché mi sta Porto bene Vecchio. Quando si parla di Porto Vecchio di andare avanti sull'utilizzo dei 50 milioni di euro messi a disposizione dal governo, però noi siamo ancora in attesa.
siamo, sì, beh, comunque, la relazione completa Ernst & Young c'è, ma è meglio non prenderla come spunto. No, te l'assicuro io dico possiamo che buttarla da qualche parte. Che credo che sia importante andare a capire qual è la posizione della Giunta rispetto al progetto complessivo di Porto Vecchio. Sì, ma no, perché, non basandosi sulla relazione di Ernst & Young, perché dice che si può fare tutto e di più senza dire come e con chi. Beh, insomma, io credo che comunque la richiesta che ho posto è di poter conoscere qual è la programmazione. Sì, ma ci deve essere l'idea, la famosa idea di... No, ma a me risulta che adesso si stia appena facendo l'accatastamento, peraltro con oneri a carico dell'amministrazione, di quelli che sono gli edifici che prima sono stati ceduti all'amministrazione comunale di recente, al 31-12, ma che non corrispondono neanche nel catasto. E poi, la questione di sicurezza, a me ha colpito che la questione di sicurezza resta in carico all'autorità portuaria. Allora, vi fermo. Intanto vi ringrazio, annuncio che domani sera parleremo di sanità, quindi avremo anche un'intervista esclusiva con il direttore generale dell'azienda sanitaria unitaria integrata di Trieste, Nicola Delli Quadri, sarà ospite qui a Ring. Ringrazio voi, ora ci vediamo il servizio che riguarda l'ultima aggressione ai danni di un giovane, un ragazzino di 17 anni, soltanto poche ore fa, e quindi che ha sconvolto anche questo sul fronte della sicurezza la città, e faremo entrare Matteo Salvini, che è arrivato a Trieste questa sera. A tra poco, grazie a voi per essere stati con noi. Buonasera. Buonasera. Accerchiato e derubato del portafogli da tre stranieri. Non è successo in una zona a rischio, ma in via Besenghi, in uno dei rioni residenziali più ricercati della città. Uno di quei rifugi della Trieste Bene, dove mai penseresti che un 17enne con la borsa per l'allenamento sulle spalle potesse venire aggredito lungo la via. Disperati, teppisti, delinquenti, non so come definirli senza risultare volgare, scrive su Facebook la madre del 17enne Simone, aggredito due sere fa, che poi, accompagnato dai genitori, ha presentato denuncia ai carabinieri di Via dell'Istria. Il giovane ha spiegato ai militari di aver sentito una mano sulla spalla e di essersi voltato. C'erano tre uomini, definiti di carnagione olivastra dai lineamenti medio orientali, tra i 35 e i 40 anni. Uno di questi, in italiano stentato, ha chiesto al ragazzo se aveva dei soldi con sé. Preso dal panico, ha annuito e ha aperto la tasca del giubbotto, dove aveva il portafogli, venendo quindi derubato. Ma Stato, Regione, Comune, cosa fanno? Si chiede la madre del ragazzo. Dovremmo mettere le guardie di quartiere? Dovremmo avere paura di uscire di casa in orari assolutamente normali? Nel portafogli del ragazzo c'erano circa 55 euro in vari tagli, documenti e tessere varie, tra cui l'abbonamento alla Pallacanestro Trieste. Questo dunque per quanto riguarda la cronaca delle ultime ore. Buonasera, ben trovato onorevole Matteo Salvini. Grazie per l'invito. Buonasera. Cosa ha detto poco fa i suoi qui? Ho visto che era in diretta, come spesso accade, Facebook. Cosa ha detto? Trieste, prima per toccare con mano una buona amministrazione a cui la Lega dà un contributo importante. Secondo, per parlare con i nostri sindaci da Monfalcone a Cordenons, per capire le cose che non vanno, soprattutto sul fronte della sanità. Ospedali ridimensionati, servizi che si allontanano, cittadini dimenticati, e poi perché domani è la giornata comunque del... Perché ha scelto di essere qui? Ma perché non dovevo essere qua, ma poi quando vedi che il Presidente della Repubblica Mattarella è oggi a Torino e domani a Madrid a parlare con gli spagnoli e i portoghesi, il Presidente del Senato Grasso doveva venire ma poi non ce la fa. Alla Camera ci sono dei convegni organizzati dalla sinistra italiana in cui si dice che coloro che sono stati massacrati nelle foibe se la sono andate a cercare perché erano collaborazionisti fascisti e nazisti, e allora per un minimo di dignità, di onore, di memoria storica ho ritenuto mio dovere oggi Roma, Londra, Trieste, domani Milano, essere qua, perché non ci sono i morti di serie A, i morti di serie B, i profughi di serie A, i profughi di serie B, è una pagina di storia che mi piacerebbe fosse studiata nelle scuole, perché purtroppo ai nostri ragazzi non viene spiegato che cosa accadde in queste zone dopo la guerra, centinaia di migliaia di nostri concittadini che scapparono, che furono derubati, che furono inseguiti, che spesso e volentieri non furono accolti, e quindi ci sono.
Quindi questa parte di storia viene ancora tenuta sotto traccia? Ma quanti ne trovi che ti dicono? Ma basta guardare anche i social, vabbè che su Facebook, su Twitter si dà spazio anche agli sfigati, ai frustrati, però no, ma le foibe, ma erano tre fascisti che giustamente sono stati cancellati, respinti, e ignoranza. Io quando feci il liceo non studiai perché il programma non arrivò a lì, quindi tutti, per carità, i treni piombati che vanno ad Auschwitz, le stragi naziste, giusto da studiare perché la storia non si deve ripetere, però da queste parti c'erano alcune migliaia e migliaia di innocenti che sono stati ammazzati senza nessun motivo e che meritano quantomeno lo stesso ricordo di tutti gli altri. Senta onorevole, secondo lei Matteo Renzi si dimette da segretario? Boh, nel PD è un gran casino, non si capisce. Io spero che gli italiani possano votare il prima possibile. Però con qualunque legge elettorale, a giugno. Se questo Parlamento, questi politici hanno ancora dignità, si ricordano degli italiani che hanno votato a dicembre per la Costituzione, italiani che vogliono votare anche per avere un Parlamento nuovo e un governo nuovo. Perché nessuno mi dica che questo governo Gentiloni con Alfano, con Poletti, con la Fedeli, con la Lorenzin può dare risposte concrete sul lavoro, sulle tasse, sulle pensioni, sui giovani, sulla sicurezza. Poi vinca chi vinca, magari vincono gli altri, però almeno sono legittimati. Questo è un governo dopo Monti, dopo Letta, dopo Renzi, dopo Gentiloni, abusivo. Quindi io spero che Renzi da questo punto di vista ce la faccia, gli faccio gli auguri perché vedo che è circondato da tanti squali, vecchie mummie del suo partito che dicono ma no, ma votiamo più avanti, non è importante. Io spero che cioè fa il tifo per Renzi per una volta. In questo caso sì, per una volta nella vita faccio il tifo per Renzi. Allora, questa sera Italicum depositata la sentenza della Consulta, alle 20.30 hanno depositato, lo capiremo, so, ovviamente. Sì, 99 pagine, hanno la concisione come loro dote principale. Quindi tutti la stanno leggendo in queste ore. Un volumetto così, sostanzialmente dicono che la legge elettorale si può usare subito, poi bisogna far coincidere le maggioranze, il ballottaggio, chi se ne frega. Votiamo, si può votare, c'è una legge elettorale? Sì, si può votare, sì. Nel mondo votano, sì, a marzo votano in Olanda, ad aprile votano in Francia, a settembre votano in Germania, gli americani hanno votato, i russi hanno votato, gli inglesi hanno votato, fate votare anche gli italiani. Anche perché poi molti vorrebbero il voto anticipato, ovviamente, non tutti, anche nel centrodestra, poi cerchiamo di capire. Però anche perché Lombardia e Veneto, per esempio, possono esprimersi sull'autonomia, certo che c'è la tornata amministrativa. Ecco, però a me piacerebbe che il modello del buon governo che la Lega esprime in Veneto con Luca Zaia e in Lombardia con Roberto Maroni fosse esteso a livello nazionale. Aspetto anche che la Serracchiani vada a casa per chiudere il cerchio, per tornare a riportare un po' di normalità anche in Friuli Venezia Giulia, c'è Massimiliano Fedriga. Secondo me potrebbe fare un gran lavoro. Adesso ci arriviamo. Molti, anche all'interno del Partito Democratico, non so cosa si dice a Roma, però... Ma io ci sto un giorno alla settimana. Ecco, quindi... però pensano che Deborah Serracchiani non si ricandidi. E cosa dici? Ma dai, è così amata. Sta vincendo tutte le elezioni. Vabbè, però ha vinto a Trieste, ha vinto a Pordenone. Ma se perdi a Monfalcone, che da 70 anni votava a sinistra, perché evidentemente non hai voglia, non sei capace di fare il governatore, secondo me non le piace neanche il Friuli Venezia Giulia. Cioè lo fa controvoglia, si vede, quando viene a Roma è tutta sorridente, tutta felice. Quando torna qua è tutta... Carogne, che ospedale chiudo oggi? Quello o quello? Ma non lo so, vediamo. Quindi Deborah, torna a Roma se stai bene a Roma, per carità di Dio, non ti ha costretto il dottore a stare in Friuli Venezia Giulia, e lascia il Friuli Venezia Giulia a qualcuno che ama questa terra un po' di più. Ci sono due nomi però per adesso, quindi oltre a quello di Massimiliano Fedriga c'è anche quello di Riccardo Riccardi, Forza Italia. Bene, mi fa piacere. Più ce ne sono meglio è, io penso che il nostro cavallo sia vincente, però è giusto che ci sia tanta gente che ha voglia di fare questo mestiere. No, anche Massimiliano Fedriga, il suo parlamentare, insomma, noi abbiamo a Trieste i due capigruppo, quindi Ettore Rosato, Partito Democratico, e Massimiliano Fedriga della Lega Nord, quindi... Ha una carriera riconosciuto. No, ma poi io non voglio imporre niente a nessuno. Abbiamo la posizione, diciamo, dalle altre forze politiche come uno dei più brillanti. Sceglierà Massimiliano, sceglieranno i cittadini, cioè, per carità di Dio, io esprimo il mio desiderio. Come Luca Zaia è il più amato in Italia, non secondo Matteo Salvini, ma secondo il sondaggio del Sole 24 Ore. Quindi primo Zaia, terzo Maroni. Abbiamo due governatori della Lega in Italia, uno è primo e uno è terzo. Mi piacerebbe fare la tripletta e metterne uno al secondo posto, così primo, secondo, terzo. Senta, però il mondo economico ha fatto intendere molto chiaramente come sia meglio non andare a votare adesso.
una certa parte di mondo economico che probabilmente deve concludere degli affari che Renzi gli aveva promesso. Così come una piccola parte di mondo economico difende questa Unione Europea, così come i banchieri dicono l'euro non si tocca, ci sono poche persone che hanno tanti soldi, che pensano al loro interesse e non vogliono che i cittadini votino e cambino, in Italia e in Europa. Ma l'abbiamo visto, gli inglesi hanno fatto il loro interesse, gli americani hanno fatto il loro interesse. Spero che il prima possibile anche gli italiani possano esprimere il loro interesse in cabina elettorale. Le idee della Lega ci sono sull'immigrazione, sulle tasse, sulla legge Fornero, sul Jobs Act, sulla scuola, su tutto. Senta, però quello che abbiamo vissuto a Trieste, o comunque forse anche in altre città, è che una volta arrivati a guidare questa città, del tema profughi si parli meno. Comunque è colpa della prefettura. Cioè, dopo una campagna elettorale vissuta, non vogliamo, non va bene così. Dove i sindaci della Lega resistono, perché il prefetto è vero che ti può passare sulla testa, te li manda in seminario, fa l'accordo direttamente con le associazioni, tu puoi dire no, puoi trovare il cavillo, la non abitabilità, gli scarichi della fognatura, i nostri sindaci ne inventano di tutti più, e per questo che io rimpiango l'errore che abbiamo fatto quando eravamo al governo la scorsa volta, di non cancellare i prefetti e dare pieni poteri ai sindaci. Perché è il sindaco che ci mette a faccia. Chi è il prefetto di Trieste? Chi è il prefetto di Udine? Chi è il prefetto di Milano? A che titolo ne sparge 20 qua, 30 là, 50 là? Quindi laddove c'è la lei, a volte le battaglie le vinciamo, a volte le battaglie le perdiamo. In tanti comuni siamo riusciti ad avere clandestini zero, in qualche comune ancora no. Il governo ha cambiato però linea. Adesso ci dà ragione, parlano del blocco navale, delle espulsioni, di riaprire i centri di identificazione. Sono contento se se ne sono accorti, peccato che abbiamo passato 3 anni e ne siano sbarcati 500.000. Senta Salvini, c'è una cosa che, di cui abbiamo parlato più volte anche qua a Ring, comunque perché è diventato un caso nazionale, riguarda il Veneto, Padova, sì. Quel che è accaduto a Padova con Massimo Bitonci, sì. Insomma un'amministrazione caduta anche per le dimissioni di alcuni consiglieri comunali di Forza Italia. Notizia di oggi, rimosso Marco Marin, cioè il corrispettivo di Sandra Savino, cioè responsabile del regionale di Forza Italia, è stato rimosso e messo un altro parlamentare. Beh, ragazzi, chiusa la partita. Non puoi giocare con i cittadini. Padova era cambiata da così a così. I cittadini avevano votato. Massimo Bitonci stava facendo un lavoro incredibile e per ragioni di poltrona, secondo me di affari, di piani urbanistici, di spostamento dell'ospedale, di interessi, l'hanno mandato a casa quelli che erano stati eletti per governare con lui. Quindi è chiaro che devi pagare dazio. Io ho una faccia, ho tanti difetti, ma non cambio idea ogni quarto d'ora. Quindi a Padova si ricandida Bitonci, c'è la stessa coalizione, senza quelli che hanno preso in giro i padovani. E quindi spero che torneremo a vincere, anche perché aveva impostato un lavoro così bello e così apprezzato dai cittadini. Mi spiace che si siano persi questi 4-5 mesi col commissario. Quindi dettate voi la linea del centrodestra. Scelgono i cittadini, se i cittadini in questo momento dicono che la Lega in Veneto, in Friuli, Venezia Giulia, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia, ma anche in Toscana, anche in Umbria è il primo partito del centrodestra, a livello nazionale il primo movimento politico, centrodestra mi piace poco, il primo movimento antitetico alla sinistra è ai 5 Stelle, che si occupa di identità. Io voglio che l'Italia torni a controllare la moneta, i confini e il lavoro. Un paese che controlla la sua moneta, i suoi confini e un suo lavoro è un paese libero. Un paese che non ha la moneta, i confini e dipende dagli altri, sulle banche, sulle cooperative, sull'età pensionabile. Vedevo il messaggino sotto, ricordati dei lavoratori precoci e dei 41 anni d'età. Assolutamente, la legge Fornero imposta dall'Europa è la prima legge che cambieremo se torneremo al governo. Senta, e poi c'è un'altra cosa che mi ha colpito in questi giorni, che però riguarda insomma, ovviamente l'estero. Avrebbe fatto come la Le Pen andare a trovare i poliziotti piuttosto che il ragazzo aggredito, lei? Fosse accaduta una cosa terribile del genere in Italia? Chi sbaglia paga qualunque lavoro faccia, può essere il giornalista, può essere il poliziotto, il dentista o il vigile del fuoco. Detto questo, le forze, io parto sempre dalla parte delle forze dell'ordine, perché per quello che sono pagati, per gli insulti, gli sputi, le aggressioni che subiscono, per le condanne che subiscono da giudici che stanno con i ladri e non con le guardie, io sto sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Se qualcuno in divisa sbaglia, esagera, paga più degli altri, perché indossi una divisa ed è una responsabilità. Però io conosco migliaia di ragazzi e ragazze che anche stasera sono in strada a rischiare la vita, e io ho sentito un carabiniere che è stato condannato a 1 anno
perché inseguendo un'auto rubata dopo tre furti ha sparato alle gomme, il proiettile di rimbalzo ha colpito uno dei tre banditi, condannato a un anno di carcere a risarcire i parenti dell'albanese ucciso. Se quello stava a casa, oggi sarebbe bello tranquillo davanti a Telequattro, e quindi sto con le forze dell'ordine. Non conosco i fatti di Parigi e non mi permetto di giudicare. Così come l'altro poliziotto che è caduto in burrone. Che è morto, cioè, in Lombardia, certo. Quindi intanto si dice che Forza Italia stia facendo melina per poi fare un altro patto del Nazareno con chiunque sia. No, spero di no, però chiedetelo a qualcuno di Forza Italia. So, chi ha paura del voto vuol dire che non ha la coscienza pulita. Io lo dico ai telespettatori, uno può avere pregi o difetti, però chi domani leggete sul giornale, sul Piccolo di Trieste, ammesso che il Piccolo di Trieste si occupi di Lega e di altro, perché parla sempre di tutto il resto del mondo tranne che di quello che fa la Lega Trieste, però piccola nota polemica, quelli che dicono... Parla spesso di Tujak, però, diciamo che è un giornalismo obiettivo, come può essere obiettivo il TG1, l'Unità o il Manifesto. Più o meno la famiglia è quella. Detto questo, chi dice è meglio votare più tardi, perché sennò sale lo spread, sennò c'è il rischio banche, perché dobbiamo fare una legge elettorale bella, ti ciulano. Chi dice è meglio votare più tardi vuol dire che ha paura perché non ha lavorato bene. È impensabile una vicinanza con Grillo, quindi, per voi? Lo dicono ormai da Io ho chiesto un incontro più di una volta, però sull'immigrazione sono stati complici della cancellazione del reato però di immigrazione. Però hanno cambiato anche loro un po'. Il problema è che loro cambiano idea ogni settimana, che se tu qua in studio avessi 5 5 stelle e gli chiedi una posizione sull'ambiente, sulla caccia, sulla scuola, sul turismo, sull'immigrazione, sull'Europa, ti dicono 5 cose diverse. E io con quale dei 5... Poi a Roma ci vado per una volta a settimana, in 8 mesi hanno fatto 0. Quindi se il loro modello Roma deve essere il modello Roma Italia, Roma come città, Senta, però, cioè no, zero, questo... a parte dimissioni, inchieste, indagini, polizze vita, regali, assunzioni, robe da politica di 50 anni fa. Però questo incontro l'ha chiesto, cioè un dialogo potrebbe esserci. Sì, l'ho chiesto, mi hanno sempre detto no, non ci interessa perché noi 5 Stelle siamo più bravi e più belli, la Lega mi fa schifo, si vede come sono più bravi e più belli. Senta, l'ultima cosa che ringrazio il sindaco che mi ha salutato. Non infatti volevo chiederle, il sindaco di piazza lo incontra in queste ore? Domani spero, domani spero, perché dovrebbe essere una data che unisce, così come la giornata del ricordo dell'olocausto, dello sterminio, è una giornata che giustamente unisce, perché nessuno eccepisce, no guarda che però gli ebrei se la sono andata a cercare, perché sarebbe giustamente preso come un matto, mi piacerebbe che anche i martiri delle foibe avessero lo stesso trattamento e lo stesso ricordo. Allora, viva Bitonci, viva Salvini, adesso va bene, ma le volevo chiedere una cosa, questa è un po' promozionale. L'ultima cosa, Zaia premier una bufala, l'ha detto lei ultimamente, eppure è stato anche lei Zaia a dire grande. Prima, potrebbe essere, vedo bene Zaia. Io ho detto, se andiamo a vincere Zaia nella squadra di governo ovviamente c'è come primo, però prima bisogna vincere. Come e poi primo. Lui giustamente dice... Sono stato eletto in Veneto, dai veneti devo fare tante cose, c'ho le strade, gli ospedali, certo. Le scuole, il referendum sull'autonomia, quindi per carità, a me piace chi fa... Cioè il primo che mi vado a prendere è Zaia, ma sì, o sì. È il primo? È il primo a cui chiedo di venire a Roma. Va bene, grazie Matteo Salvini. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani alle 21, buonanotte.